Buon pomeriggio, iniziamo i lavori di questa importante eh, giornata. Quindi buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti. Vi ringrazio veramente per la partecipazione così numerosa a questo incontro che abbiamo pensato di fare in una forma ibrida. Infatti siamo un po' in presenza ma anche molti sono collegati online proprio perché stiamo vivendo un momento eh, un po' difficile. Certamente chi è in presenza, per chi è in presenza è un po' più efficace questo incontro, per questo l'abbiamo mantenuto nonostante questa situazione contingente. Eh, naturalmente c'è un rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza. Dunque, quando si parla di turismo, di ospitalità, di cura della persona, l'Emilia Romagna è certamente il punto di riferimento, eh, un punto di riferimento per il mercato nazionale ma anche estero. In, nei nostri territori si coniugano benessere, sport, cucina, cultura, mare, collina, insomma un mix senza pari di risorse che l'innata capacità imprenditoriale di questa terra eh, ha trasformato in un'eccellenza, un'eccellenza che è tra le prime in Italia e si può definire un vero e proprio modello di impresa e di offerta. Ricordo che la regione Emilia-Romagna ha anche conquistato il terzo posto, dopo il Trentino-Alto Adige e a ridosso della Toscana, della classifica di Demoscopica dedicata alle reputazioni turistiche delle regioni italiane nel 2021. È una ricerca che ormai è alla quinta edizione e ha analizzato veramente 688 milioni di pagine web, più di 7 milioni di like e follower sulle reti sociali e più di 50 milioni di recensioni e 450 mila strutture recettive e quindi è basata su indicatori di visibilità, interesse dei portali turistici istituzionali, social appeal presso gli stakeholder, popolarità, fiducia, tendenze, reputazione dei sistemi recettivi. Questo però non vuol dire che siamo a posto e che non ci serve nulla. Per rimanere nel mercato bisogna sempre migliorarsi e progredire. Non si può stare fermi e la pandemia ce l'ha proprio dimostrato, ce l'ha fatto vedere. L'emergenza sanitaria ha colpito duramente l'economia nazionale e lo ha fatto soprattutto perché ha messo allo scoperto le fragilità di un sistema che già da tempo si erano palesate. La bassa innovazione tecnologica e digitale, la mancanza di un'economia circolare e sostenibile, la lentezza della transizione energetica ed ecologica. Il sistema pubblico e privato necessita quindi di una massiccia iniezione di investimenti e di infrastrutture che vadano a costruire la cornice ideale alla ripresa e al rafforzamento dell'economia. La risposta dell'Unione Europea è stata forte, forse mai come prima nella storia contemporanea. Abbiamo un nuovo piano Marshall che si chiama PNRR. Un acronimo che significa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vale 750 miliardi di euro e che vede l'Italia come il primo paese beneficiario per un totale di 235,1 miliardi di euro. Sono risorse enormi eh, destinate alla crescita e agli investimenti. Il PNRR è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia deve realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei del Next Generation EU, così da tendere a diventare un paese più equo, verde, inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa. Il piano si articola in 16 componenti raggruppate in 6 missioni. Il turismo è un settore espressamente identificato all'interno delle prime 6 missioni che è denominata appunto digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Il settore turismo ha già beneficiato della programmazione agevolativa sicuramente in virtù del maggior danno che ha subito a causa della pandemia e quindi dell'adozione anche di misure restrittive degli spostamenti. Infatti, in linea con gli obiettivi del PNRR, il Decreto Legislativo 152-2021 ha istituito i primi contributi europei per il turismo, ovvero un pacchetto di quattro misure agevolative volte a sostenere il miglioramento delle infrastrutture ricettive, la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese del turismo, gli interventi di qualificazione energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione digitale. Le quattro misure, molto molto sinteticamente perché non voglio prendere spazio a chi è più tecnico di me, sono contributi, sono nella forma di contributi e credito d'imposta, garanzie per finanziamenti, l'istituzione di un fondo rotativo per le imprese, FRI, e un credito d'imposta ad hoc per la digitalizzazione delle agenzie viaggio. E a, a questo decreto legislativo è stata data attuazione con un decreto interministeriale per la parte del fondo rotativo che è uscito il 28 dicembre 2021, quindi assolutamente eh, recentissimo. E, e quindi ha individuato riguardo al fondo rotativo per le imprese requisiti, criteri, condizioni, procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore turismo che siano coerenti con le finalità del PNRR. che sono Queste finalità sono, come già detto, riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Questo veramente in sintesi è il quadro normativo che andremo a approfondire. Quello che invece mi preme di più e che voglio trasmettere e ho l'occasione di poterlo fare è il fatto che dobbiamo essere consapevoli che questo PNRR, con questo PNRR noi ci stiamo giocando il futuro del nostro Paese. Quindi tutti noi siamo chiamati a contribuire a far sì che vengano centrati tutti gli obiettivi che ci siamo dati e che sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita. Quindi questo evento odierno che abbiamo cercato di realizzare, che Romagna Banca ha realizzato, la vede assumere un ruolo di responsabilità attiva nei confronti della collettività e del territorio in cui essa opera, perché ci vogliamo fare portatori di informazioni e promotori di formazione. È per questo che siamo qui. Vogliamo essere un interlocutore importante che ogni imprenditore deve sapere di avere al suo fianco. L'importanza di fare rete in maniera responsabile e professionale è infatti il valore aggiunto che sicuramente darà quella spinta alla ripresa, maggiore velocità e concretezza ai progetti imprenditoriali e sarà la conferma della forza e della qualità che la capacità imprenditoriale del nostro settore turistico ha sempre dimostrato. È per questo che apriamo oggi questo tavolo di lavoro multilaterale in cui sono presenti tutti i giocatori che devono fare la propria parte in questa importante partita dove i gol, in inglese sono gli obiettivi, non sono solo da segnare, ma proprio da concretizzare con un'adeguata a monte progettazione, che è importantissima, e un successivo celere realizzo a valle che deve comportare una spesa effettiva e corretta degli importi stanziati. Queste sono le criticità. E quindi abbiamo con noi, eh, per le istituzioni, collegato, perché questa è la situazione che purtroppo stiamo vivendo, il dottor Andrea Corsini, Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna, che ci darà il quadro istituzionale sulle misure che sono allo studio della Regione e della cabina di regia, con spunti inerenti anche alla mobilità e alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece la parte di supporto tecnico, che la banca mette a disposizione dei propri clienti, sono con noi il dottor Luigi Duranti, responsabile corporate di Cassa Centrale Banca e referente per il PNRR del gruppo Cassa Centrale, il dottor Stefano Nicolini, che è al suo fianco, responsabile finanza strutturata di Cassa Centrale Banca, non è con noi la dottoressa Manuela Loretti perché purtroppo è positiva al Covid e la sostituisce il dottor Daniele Piraccini eh, anche lui, ehm, District Manager per l'Emilia Romagna di Warren Hub, società specializzata nel favorire e supportare i processi di innovazione e sviluppo delle imprese e, il, infine, il dottor Luca Lesignoli, amministratore delegato di Neo Experience Lab che tutti noi ci eh, interfaceranno e avranno il loro spazio. Eh, il Neo Experience Lab è una società specializzata nel dare supporto umano, tecnologico ed economico alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane. Non voglio prendere altro tempo prezioso di questa giornata e quindi se è collegato, ma ancora non lo vedo, lo, forse lo vedevo prima, ecco, lascio subito la parola al dottor Corsini, che ringrazio veramente tanto e di cuore per la partecipazione, nonostante i suoi numerosi impegni, ma anche e soprattutto per eh, questo periodo così complicato. Per tutti è complicato, ma eh, da quello che eh, sappiamo e abbiamo letto, eh, credo che per l'assessore sia stato veramente un periodo non semplice. Quindi assessore eh, la parola. Mi sentite? Sì. Mi sentite, vero? Sì, 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 prego assessore può mm. iniziare. Grazie dell'invito, io purtroppo sono costretto dalla positività del tampone anche dell'ultimo purtroppo tampone fatto ieri a partecipare in modalità digitale appunto al vostro appuntamento a questo interessante convegno che avete organizzato sul turismo eh, sono 15 giorni diciamo che sono segregato in casa speriamo che la situazione diciamo così eh, migliori nei prossimi giorni io sto bene ma questa è la cosa più importante ma purtroppo eh, la positività come per tante altre persone dura per molti giorni, anzi direi per diverse settimane. In ogni caso eh, siamo operativi perché grazie a proposito di transizione digitale, di quanto in questa drammatica fase che stiamo attraversando di emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza degli strumenti digitali per continuare ad essere connessi con il mondo e quindi anche oggi sono connesso con tutti gli appuntamenti che avevo in agenda perché nonostante appunto eh, la quarantena bisogna continuare a lavorare e a portare avanti le progettualità e le grandi ambizioni che ha questa regione che è una regione che anche durante questa difficile e complicata fase sta dimostrando tutta la propria forza, la propria reattività. Insieme alla gestione dell'emergenza sanitaria stiamo cercando con le parti sociali, con le associazioni imprenditoriali all'interno del Patto per il lavoro e per il clima di portare avanti il programma, il nostro programma, con un orizzonte temporale diciamo che non guarda al domani, ma guarda ai prossimi dieci anni. E sicuramente il turismo è uno di quegli asset strategici che probabilmente mai come in questo momento sta attraversando un periodo molto complicato, molto difficile ed è anche per questo che c'è naturalmente la necessità di indirizzare le importanti risorse che il PNRR destina alla riqualificazione della filiera turistica, alla ristrutturazione diciamo, della nostra industria turistica. Eh, in maniera adeguata, non sprecare questa enorme opportunità che eh, il Next Generation EU ci consegna. Parlavo anche questa mattina col Ministro Garavaglia, il PNRR sostanzialmente assegna al turismo in maniera diretta, poi ci sono naturalmente molte misure che anche se non sono direttamente ascrivibili alle politiche turistiche, sono naturalmente fondamentali per costruire una regione, un paese sempre più attrattivi, sempre più connesso a proposito appunto di transizione digitale, sempre più eh, accessibile e raggiungibile dal punto di vista della mobilità, di una nuova mobilità sempre più sostenibile. Però dicevo le risorse che il PNRR assegna direttamente al turismo per gli interventi di riqualificazione energetica, di innovazione digitale di riqualificazione strutturale dei soggetti della filiera turistica sono importanti perché parliamo fra le varie misure di oltre 2 miliardi di euro che potranno generare una leva finanziaria ed economica di circa 6 miliardi di euro quindi un'opportunità davvero straordinaria per riqualificare il nostro grande patrimonio alberghiero ma anche per mettere nelle condizioni altri soggetti dell'imprenditoria turistica che compongono la filiera appunto del turismo nazionale come i grandi parchi, gli stabilimenti termali, gli stabilimenti balneari che oggi sono peraltro in una fase difficile legata appunto alla riforma delle concessioni demaniali, tutte le strutture ricettive all'aria aperta che sono una componente importante dell'offerta ricettiva del nostro paese e anche della nostra regione. Quindi una misura Davvero importante, in particolare io credo che il fondo rotativo istituito dal governo, appunto, con la possibilità di prestiti restituibili diciamo, in un arco di tempo lungo, con anche un periodo di preammortamento con tassi di interesse ridotti grazie alle garanzie fornite dallo Stato, sia quello che da tempo diciamo, il sistema turistico delle regioni ma anche le associazioni di categorie nazionali chiedevano al governo cioè una sezione speciale appunto del fondo di garanzia dedicato alle imprese turistiche io insomma credo che eh, ci siano davvero tutte le condizioni perché il turismo possa rappresentare eh, nella fase di post pandemia speriamo davvero che questa sia una delle ultime come dire eh, fasi delicate che stiamo attraversando e che dopo questa quarta ondata la situazione possa migliorare, si possa eh, come posso dire, eh, operare in un ecosistema in cui la convivenza col virus diventa quasi normale e si possa tornare a una piena normalità, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e tutte quelle attività che sono eh, strettamente correlate al movimento delle persone. E alle attività diciamo che le persone svolgono, che generano ovviamente indotti economici, turistici importanti per il nostro paese, in particolare, diciamo, il turismo internazionale che ha penalizzato fortemente molte destinazioni turistiche. Quindi, io sono, nonostante tutto sta attraversando davvero in questo momento una fase molto, molto molto critica e quindi. Oltre diciamo, alle misure di carattere strutturale di cui stiamo parlando in questo momento, di cui parleremo oggi, poi dirò naturalmente qualcosa fra qualche minuto, eh, di quello che potrà fare e che farà la Regione ad integrazione delle misure nazionali del PNRR, è importante che in questa fase vengano riattivati anche una serie di sostegni alle imprese e ai lavoratori del comparto turistico che erano stati attivati anche se in maniera... diciamo, eh, non come avremmo voluto ma però comunque sono stati attivati nella fase precedente penso ad esempio alla cassa integrazione noi abbiamo chiesto di attivare riattivare con eh, decorrenza dal 1 gennaio la cassa integrazione per i lavoratori eh, degli hotel abbiamo chiesto una moratoria ulteriore una proroga della moratoria dei mutui presso le istituzioni bancarie perché gli alberghi non sono oggi nelle condizioni di poter pagare ratei piuttosto pesanti, soprattutto in una fase in cui non ci sono clienti, non ci sono incassi e quindi manca la liquidità. Abbiamo chiesto un'ulteriore esenzione dal pagamento dell'Imo, abbiamo chiesto un credito d'imposte per gli affitti, insomma misure che servono a superare questo momento difficile. Poi naturalmente le risorse strutturali che devono però intervenire non diciamo per superare questa difficile fase con delle interventi di carattere emergenziale ma appunto per dare ridare nuovo slancio e competitività a tutto il sistema turistico nazionale. Noi come Regione Emilia Romagna abbiamo già definito una serie di interventi che si aggiungeranno a quelli del governo e in particolare se rimaniamo al tema del sostegno alle imprese dal punto di vista eh, degli interventi di carattere strutturale degli investimenti quindi che le imprese alberghiere avranno la necessità di fare, daremo continuità a quanto fatto nella precedente legislatura con uno stanziamento di eh, 45 milioni di euro iniziale che poi potrà essere eventualmente implementato se ci saranno non solo le condizioni economiche che io credo ci saranno perché quando saremo diciamo eh, a circa metà della programmazione europea ci renderemo conto, come anche nella precedente, che ci saranno misure che non verranno tutte le risorse, quindi verranno messe a disposizione ulteriori risorse invece per quelle attività che avranno la necessità di avere nuovi sostegni. Però insomma, una dotazione iniziale di 45 milioni che è significativa per fare appunto eh, un'operazione in continuità con quella che abbiamo fatto in passato di sostegno eh, appunto alle imprese della ricettività regionale per continuare quelle operazioni di riqualificazione molto importante dal punto di vista energetico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della dotazione dei servizi per mantenere una competitività alta in termini di standard qualitativi che ci potrà consentire appunto di giocare la partita della concorrenza con eh, tutte le armi a nostra disposizione perché se una cosa ci sarà nel prossimo futuro, se eh, diciamo eh, dobbiamo individuare un elemento sul quale si giocherà la competitività con eh, altre destinazioni turistiche eh, europee e internazionali, sicuramente il tema della qualità della nostra offerta. Quando parlo di qualità, non mi riferisco solo alla qualità delle strutture alberghiere, mi riferisco alla qualità complessiva del territorio. Dentro ci metto naturalmente la mobilità pubblica, le infrastrutture la riqualificazione degli spazi urbani delle destinazioni turistiche, insomma tutti quegli interventi di rigenerazione urbana che sono mh, non solo nell'agenda della Regione Emilia-Romagna che saranno oggetto di finanziamenti specifici, ma anche appunto eh, in alcuni programmi del eh, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi investiremo risorse del piano eh, del Porfeser, appunto, del piano operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo e eh, proprio in queste settimane stiamo mettendo a punto con la selezione pubblica per l'individuazione degli istituti di credito che vorranno accettare e che vorranno aderire ecco, a questo tipo di proposta una nuova leva finanziaria, un nuovo strumento finanziario che abbiamo eh, diciamo condiviso e progettato insieme alla BEI che prevede l'istituzione di un pacchetto, di un portafoglio di 300 milioni di euro, di cui 150 milioni messi a disposizione dalla BEI e 150 dalle banche che saranno selezionate, per prestiti di 15 anni, sia per interventi di carattere strutturale, sia per la ristrutturazione del debito e quindi per un'esigenza di liquidità da parte delle imprese alberghiere, che è uno strumento nuovo che appunto abbiamo messo a punto con la BEI e che riteniamo possa essere utile in un momento come questo, non solo per favorire la riqualificazione alberghiera, ma anche per esigenze, diciamo così, di liquidità per fare ripartire alcune imprese che hanno delle difficoltà, appunto, per rimettersi in moto dopo questa eh, fase davvero eh, difficile e complicata. Noi prima si parlava di modello, non ci riteniamo, diciamo dal punto di vista eh, dell'offerta turistica un modello. Ecco. Però credo che in questi anni, eh, e stiamo continuando a farlo naturalmente, abbiamo impostato una strategia che ci sta portando ad avere eh, l'Emilia Romagna cioè, mh, come una vera e propria destinazione turistica. Noi siamo sempre stati naturalmente una regione con un'altissima vocazione turistica, ma lo siamo stati soprattutto per alcune destinazioni, per alcune parti del territorio a partire naturalmente dalla riviera adriatica romagnola, che per eccellenza diciamo, è uno dei più grandi distretti turistici internazionali. Io credo che in questa regione mancasse, fino a qualche anno fa, invece una politica di marketing territoriale che valorizzasse e posizionasse l'Emilia Romagna diciamo, nel suo insieme come una destinazione turistica in grado di attrarre o comunque diciamo così, di elevare l'attenzione sulla nostra regione al di là di quelli che sono i grandi attrattori turistici regionali che da sempre, diciamo così, eh, riversano sulla nostra regione milioni di presenze turistiche. Eh, credo che questo lavoro, partito appunto nel 2015 con l'Expo di Milano, con il progetto della Emilia Experience, eh, stia dando e abbia dato dei frutti importanti. Naturalmente la pandemia ha un po' rallentato questo tipo di operazione eh, che noi naturalmente non abbiamo mai, continuato, non abbiamo mai smesso di, come dire, di promuovere, di lavorarci, però insomma, evidentemente con eh, le limitazioni agli spostamenti eh, per forza di cose abbiamo avuto diciamo, un rallentamento. Delle presenze turistiche direi eh, assolutamente inevitabile. Ecco, ora siamo impegnati a rilanciare fortemente questo tipo di comunicazione, di promozione, che vede appunto il centro, al centro l'Emilia-Romagna e la via Emilia come eh, questa grande via di comunicazione che dà il nome anche alla nostra regione lungo la quale si sviluppano appunto delle grandi eccellenze, alcune legate, diciamo così, eh, al turismo che ha fatto la fortuna di questa regione, a partire ovviamente dal turismo balneare e da quello delle grandi città d'arte, ma poi naturalmente anche tutta un'altra serie di driver che oggi sono diventati driver turistici molto importanti, come ad esempio la Motor Valley o altre diciamo, eccellenze della nostra regione, come i borghi, come i cammini, che cominciano a far registrare, o perlomeno facevano registrare prima della pandemia, ma sono sicuro che torneremo a quei numeri, davvero eh, delle performance molto interessanti. Ecco quindi che insomma, la fase che si apre è davvero una fase molto, molto eh, stimolante, eh, che ci deve vedere protagonisti di una nuova fase di rilancio eh, della nostra offerta turistica e quindi anche delle nostre capacità di saper tradurre in investimenti concreti eh, il nostro programma, soprattutto relativo alle grandi infrastrutture e al tema della mobilità. Su questo siamo impegnati. In maniera diciamo molto importante, con un piano di investimenti, ad esempio, sulla mobilità sostenibile di oltre 3,6 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, con eh, interventi che saranno realizzati in continuità con il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto anche nella precedente legislatura, ad esempio sulla velocizzazione delle linee ferroviarie, sul potenziamento di alcune tratte ferroviarie particolarmente importanti non solo per lo spostamento delle persone, dei pendolari, dei lavoratori, degli studenti, ma anche dei turisti, penso ad esempio al finanziamento da 100 milioni di Euro eh, con eh, i fondi eh, di sviluppo e coesione della cosiddetta metropolitana leggera di superficie ferroviaria, la Ravenna Rimini. Non sono sufficienti questi 100 milioni perché ne servono altrettanti per realizzare gli investimenti che servono appunto per bypassare i passaggi a livello, però siamo fiduciosi che appunto il Ministero e eh, Rete Ferroviaria Italiana, oltre eh, ad averci appunto già finanziato i primi 100 milioni, ci finanziano anche la restante parte per poter procedere naturalmente per stralci questo eh, importantissimo investimento di carattere infrastrutturale che modernizzerà diciamo, i trasporti rapidi di massa, in una delle più grandi destinazioni turistiche per numero appunto di eh, notti dormite, di presenze, che è appunto quello della Riviera Adriatica. E così sono tanti altri, naturalmente, gli investimenti legati alla mobilità che sono assolutamente fondamentali per fare della nostra regione una regione sempre più moderna, sempre più accessibile, sempre più raggiungibile, eh, non solo dalle regioni confinanti, ma io penso soprattutto dai paesi europei, perché ormai quando parliamo di turismo parliamo diciamo, di un mercato che si è sempre più eh, allargato. Ecco, quando parliamo di mercato domestico, io ormai considero mercato domestico anche quello dei paesi eh, cosiddetti DAC, eh, quindi Austria, Svizzera, Germania. Eh, questi sono diciamo, i mercati principali a cui ci rivolgiamo in questa fase naturalmente senza trascurare altri mercati per noi strategici che però in questo momento hanno delle difficoltà per diverse ragioni di carattere burocratico, di carattere sanitario a raggiungere il nostro paese, eh, però naturalmente anche su questi mercati manteniamo alta l'attenzione perché non appena ci saranno le condizioni per poter riattivare ad esempio i voli aerei con la Russia dall'aeroporto di Rimini, dobbiamo essere naturalmente pronti con nostre proposte, le nostre offerte a garantire eh, che il turismo dei paesi dell'est, in particolare di quello russo, eh, continui a essere eh, un mercato di riferimento eh, molto importante per la, nostra, per la nostra regione. Ecco queste sono un po' le cose che volevo raccontarvi, che volevo come dire, eh, dire in questo appuntamento importante, io credo che il sistema bancario debba svolgere in parte lo fa, in parte lo potrebbe fare meglio, a mio giudizio, un ruolo importante in questo momento per sostenere le imprese, eh, le piccole imprese eh, della filiera turistica, perché ehm, come sappiamo sono spesso imprese a conduzione familiare, eh, sottocapitalizzate che non hanno avuto purtroppo la possibilità, penso ad esempio al Fondo Centrale di Garanzia, ecco, negli anni di poter accedere eh, a fondi rotativi proprio perché eh, per le proprie caratteristiche c'erano dei vincoli anche legati a parametri europei, eh, non avevano la possibilità di ottenere prestiti restituibili in un arco di tempo eh, che sia appunto eh, compatibile diciamo, ecco, con... Eh, le capacità di investimento, i tempi di rientro di queste imprese, ripeto che nel nostro paese sono piccole imprese e quindi c'è bisogno davvero in una fase come questa che non solo le istituzioni pubbliche, e noi stiamo cercando di farlo, poi si può fare sempre meglio naturalmente, ma eh, siamo qui appunto anche per ascoltare e per capire quali sono le esigenze, ma anche il sistema bancario in questa fase delicata. Deve stare vicino, mettere a disposizione strumenti di sostegno a queste appunto, piccole imprese, che però se le mettiamo insieme costituiscono una grande industria, eh, che è quella dell'industria turistica nazionale e regionale. Io penso che un paese come l'Italia non possa pensare ad una ripresa economica senza mettere il turismo in cima all'elenco. Diciamo di quelle attività, di quei comparti che possono dare una spinta, un'accelerazione fondamentale per fare ripartire il paese. Eh, perché insomma, quando si è attrattivi eh, lo si è sotto tutti i punti di vista, non solo per venire a visitare il nostro paese, ma anche per venire a fare degli investimenti. E quindi tutte le risorse che vengono impegnate, impiegate per fare marketing territoriale, per migliorare l'ospitalità, per migliorare i trasporti, per migliorare l'efficienza digitale della grande industria turistica italiana, alla fine sono investimenti che ritornano, sono investimenti che fanno dell'Italia un paese migliore e quindi anche più attraente per i grandi investitori internazionali. Vi ringrazio. Grazie, grazie Assessore per le sue parole. che sono state veramente puntuali ed esaustive nel tracciare eh, lo scenario in cui si sta muovendo la regione Emilia-Romagna. Eh, sono temi di grandissimo interesse per tutti gli operatori economici ma anche per noi banca e la nostra banca, gliela sicuro, ha proprio quella vocazione di stare vicino alle piccole, alle piccole imprese che, e alle anche alle grandi imprese che operano nel settore turismo. Noi siamo una banca che è proprio su questi territori e quindi la nostra attenzione su questo comparto è massima. Ed è massima e lo dimostriamo anche col convegno di oggi, perché nel convegno di oggi diventa eh, la parte principale il concetto di, di fare rete, di costruire sinergie insieme, di mettere in comune quindi capacità, competenze, informazioni che poi possono essere un strumento anche per tutti gli imprenditori, voi eh, che siete anche qui con noi, per avere la conoscenza concreta e cosa, ehm, quali sono le opportunità che eh, ci possono essere con questo piano PNRR che ha una, un, un acronimo che sembra così lontano ma in realtà ci sono opportunità un po' per tutti e, e quindi questo PNRR non è solo un'opportunità di risorse ma deve diventare un'opportunità anche di cambiamento di pratiche cioè deve essere un motore di best practice deve essere un, un erogatore di nuove procedure. Dobbiamo imparare a lavorare insieme. E Romagna Banca e quindi è un attore e motore di questa condivisione e prosegue, persegue l'obiettivo di investire nella finanza agevolata. Eh, lo ha fatto e è andata a costituire, a formare un'unità specifica all'interno della banca che fa da collettore fra la banca stessa, le associazioni di categorie, in confidi e gli imprenditori. Eh, sono già ben oltre 600 le imprese del settore turistico che hanno beneficiato di oltre 5 milioni di euro di contributi grazie all'efficacia di questa eh, proficua collaborazione. Eh, quindi sappiamo che possiamo prendere ancora di più e ottenere ancora di più con questo PNRR, quindi questa è un'occasione che per noi va assolutamente colta e perseguita con caparbietà e volontà che sono proprio le virtù che ci contraddistinguono, ci contraddistinguono come banca ma anche come territorio. E quindi partendo da questa riflessione, lascio la parola al dottor Duranti, che è responsabile corporate di Cassa Centrale Banca e referente per il PNRR del gruppo, che ci introdurrà due importanti tematiche, quella della finanza e quella della progettualità, che Cassa Centrale Banca e Romagna Banca hanno coltivato un grande interesse e professionalità. Luigi a te la parola. Grazie presidente. Buongiorno a tutti i presenti, sia in diretta, diciamo, in sala che in streaming prima di tutto un'informazione di servizio con il dottor Corsini, non è più collegato? O se è ancora collegato, se rimaneva in collegamento. Sì, sì, ci sono, ci sono. Perfetto, dottore. Per alcune domande se lei resta collegato lasciandole noi alla fine di tutti gli interventi oppure se non rimarrà, se c'era qualcuno che insomma voleva in questa fase fare alcune domande direttamente all'assessore, vista la sua presenza rimarrà con noi? io ancora mezz'ora rimango mm. intanto magari cogliamo l'occasione se, se ci sono domande magari da fare all'assessore altrimenti partiamo con l'altra fase ok allora poi insomma si manifestasse la volontà. Bene, ehm, eh, buonasera a tutti. Dicevo, ehm, riparto da, dalle parole ultime dell'assessore. La, la fiducia e, e la vicinanza delle banche del territorio, diceva la Presidente. Quindi durante la pandemia effettivamente faccio questa riflessione: i farmacisti garantivano le medicine, le banche hanno dovuto garantire la fiducia, ma perché? Perché poi alla fine. L'estrema razza ultima del lavoro delle banche, si legge anche nei libri di storia, è dare fiducia, no? concedere fiducia ai propri clienti. E oggi sicuramente come dire, è, è più difficile, come, come detto, ma insomma, quantomeno per spirito di servizio ci teniamo a dare fiducia e quindi partiamo dalla fiducia, questo mi sento di dire. Poi andiamo sul PNRR, sull'oggetto diciamo, sull di questo incontro, che è il turismo e la mobilità, per connettere il territorio. Il PNRR è davvero il piano Marshall del terzo millennio. Vorremmo provare a spiegare con gli interventi che abbiamo programmato cos'è il PNRR, come si articola e cosa vogliamo fare. Ovviamente il tempo è pochissimo in relazione alla dimensione dell'argomento, ma proveremo a fare delle semplificazioni perché, perché poi con, con le semplificazioni si capiscono meglio i concetti. Prima di partire con le slide, ecco, faccio anche quest'altra piccola premessa. Dopo la guerra il piano Marshall è stato un intervento di 14 miliardi di dollari, no? quello che si chiamava European Recovery Program, questo è il European Recovery Plan. 14 miliardi che se guardiamo l'inflazione, largo circa siamo sui 140-150 miliardi di oggi, ma il paragone non tiene molto perché i PIL dei paesi sono completamente cambiati. Quindi le mie ricerche diciamo, sul web ormai, perché non si fanno più sulla carta da tempo... Ho visto che sostanzialmente l'Università Cattolica di Milano ha, ha fatto una ponderata tra la spesa ammessa da questo piano e il PIL dei paesi. Era circa il 9% all'epoca, se facciamo il PIL 1.700 miliardi italiano si ammettono ai 160-165 miliardi. Quindi più o meno il peso è quello, però ci sono delle differenze molto importanti. Una che era piano Marshall un grande prestito che l'America aveva fatto all'Europa distrutta dalla guerra. Quasi tutto a fondo perduto, solo il 10% andava restituito. Mentre in questo caso facciamo un grande debito dentro l'Europa per rilanciare lo sviluppo. In realtà anche il piano Marshall fece poi il suo debito nella seconda fase, dopo aver prestato materialmente alimenti e, e, e materiali no? all'Europa distrutta e doveva ripartire. L'altra cosa è che diciamo la. Eh, la parte tecnologica è completamente diversa. Quindi da questo punto di vista, siccome è la tecnologia che fa la differenza, ci siamo permessi di, oltre a spiegare così velocemente il PNRR, di voler offrire come gruppo bancario alle imprese, clienti e anche non una consulenza doppia sia dal punto di vista di come sono i fondi, come si accede ai fondi, quali sono le regole, ma soprattutto cosa e come dobbiamo progettare. Delle tante linee ci siamo focalizzati sul digit, sulla digitalizzazione, perché in realtà la digitalizzazione è proprio l'elemento trasversale del PNRR. Il gruppo Cassa Centrale Banca, che è partito ufficialmente il 1 gennaio 2019, ha radunato a sé in partenza oltre 100 banche di credito cooperativo. Ad oggi siamo 71 banche, insieme a Romagna Banca e a tante altre. E si articola, diciamo così, con una capogruppo, alcune società collegate, se non ero 10, che rendono servizi alle banche del gruppo oltre a fare patrimonio, a fare bilancio consolidato e a mantenere il gruppo all'interno dei gruppi significant vigilati dalla Banca Centrale Europea. È distribuito su tutto il territorio oggi con 71 banche. Non è presente come sportelli sostanzialmente in Sardegna, se no è presente in tutta Italia. Sono circa credo più di 1070 i comuni in cui abbiamo una presenza, oltre 1500 sportelli, oltre 450.000 soci, 11.000 collaboratori e più, 2,3 milioni di clienti, tutti i dati, tutti i numeri che danno un po' una dimensione di un gruppo che si posiziona intorno all'ottavo gruppo per masse e per dimensioni del panorama nazionale. Un gruppo ovviamente a intero capitale italiano, fatto dal capitale dei soci, dal capitale dei territori. Che ai territori tornano, quindi ecco perché abbiamo scritto anche connettere il territorio. Nove sedi territoriali che la Capogruppo mette a supporto delle varie banche, da nord a sud, dove ci sono sia centri competenziali che di servizio, che di back office, che diciamo di controlli, perché anche questa è un'altra parte dell'attività bancaria che, ahimè. Non ha a che fare con la fiducia, ma è indirettamente ha anch'essa a fare con la fiducia, perché la banca non presta solo i soldi, ma li raccoglie anche. Quindi. Fatto il panorama sul, sulla banca, sul gruppo bancario, l'Unione Europea. L'Unione Europea cosa ha fatto? Ha continuato a fare il suo budget annuale, che è quello di 1100 miliardi, quello che si chiama il Multi-Annual Financial Framework, eh, MFF. Ed ha aggiunto in maniera straordinaria quasi il 75% di risorse, 750 miliardi, in un lasso temporale di un anno più breve rispetto a quello che è il bilancio annuale dell'UE, per fare delle opere straordinarie, il nuovo piano Marshall, diciamo, anche con le caratteristiche diverse da quelle che abbiamo visto prima. E per fare questo, ovviamente, si è affidata a uno schema operativo. Diverso dal solito, quantomeno per l'Italia. Di questi 750 miliardi, l'Italia è il primo prenditore. Nel piano Marcell era il terzo: prima l'Inghilterra, poi, poi la Francia e poi l'Italia. È il primo prenditore con una fetta superiore al 30% del totale di dotazione messa in campo dall'Unione Europea. Oh, faccio un'altra premessa: il L'Italia è datore e prenditore di finanza. Con il fine anno è stato il primo momento in cui abbiamo preso più dall'Europa che dato. Quindi in tutti gli anni, i decenni precedenti abbiamo sempre dato più che ricevuto, forse perché non abbiamo utilizzato sempre bene questi fondi. Infatti, mi piaceva fare anche questa digressione, perché non li abbiamo utilizzati bene spesso ce lo sentiamo raccontare o ce lo diciamo, perché le regole applicate dall'Unione Europea per noi a volte risultano più rigide. In effetti il PNRR è un grande mutuo a gestione diretta che l'Unione Europea fa a Sal allo Stato italiano. E lo Stato italiano fa una cabina di regia per dare questi fondi alle imprese, ai territori e alla pubblica amministrazione, ma in completa sinergia con le amministrazioni locali. Tanto è che queste cabine centrali sono ripetute in varie regioni, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, il Veneto. Quindi è, la regola principale è proprio il partenariato tra l'asse centrale e quello periferico. Ma chi rende conto della restituzione dei saldi del mutuo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi è un esperimento di fondo a gestione diretta per chi è tecnico della materia, tipo i fondi Horizon, ma su opere straordinarie. Per la prima volta le regole dell'UE direttamente ci vedono coinvolti in filiera, diciamo così. Modalità di utilizzo dei fondi europei sono quella compartecipativa insieme alle regioni, quelli che si chiamano i POR, se fatti con le regioni, il Fondo di sviluppo regionale, il FEOGA per l'agricoltura, eccetera. E poi ci sono quelli indiretti che sono i fondi gestiti dal FEI o dalla Banca Europea degli investimenti. Queste sono le tre grandi modalità con cui l'Europa destina i soldi. Gli effetti macroeconomici rispecchiano un po' la leva che ha detto l'assessore, 1 a 3, 180 i miliardi che dovrebbero generare in termini di credito, 600 miliardi gli investimenti attesi, circa 13 punti l'incremento nei sei anni dell'effetto indotto del PNRR sul PIL, sulla crescita del PIL. È ovvio che quando citiamo gli incrementi, come in questo caso, questo anno insomma, rispetto a quello che è stata l'economia del 2020, è molto facile fare dei più. Abbiamo registrato probabilmente il più alto incremento di PIL della storia, no? ma è chiaro che veniamo da una condizione difficile. La declinazione operativa, la svolgo velocissimamente, sono sei missioni e tre priorità trasversali: diminuire il gap territoriale, diminuire il gap di genere, uomo-donna, oh terzo punto, non meno importante, diminuire il gap. Generazionale. Si può sintetizzare largo ai giovani ma non solo. Tanto le slide ve le lasceremo, non mi soffermo troppo su quelle analitiche, però qui per dire che la digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e del turismo, inteso come misura, cuba circa 50 miliardi. La transizione ecologica, per cui è fatta apposta a un ministero, 70 miliardi e 120, a scendere 30 all'istruzione, 30 all'inclusione e coesione, Cosa manca? infrastrutture e mobilità, altri 30, salute, 20 miliardi. Tutte sono connesse alla digitalizzazione, tutte sono connesse ancor più all'ambiente, uno dei principi cardine. Del PNRR, il, Dn, il principio del DNSH, cioè di non arrecare danno negli investimenti fatti alle misure ambientali. Il DL 150 euro del turismo prevederà in apertura di sportello la certificazione DNSH. Dire cosa questo? Che c'è una straordinarietà in questa cosa ed è importante, secondo me, porre attenzione anche agli interventi, soprattutto che seguiranno il mio, perché se non si fanno le cose in un certo modo, è inutile farne altre. Quindi è, secondo me, proprio un, uno strumento a forte impatto culturale. La struttura di attuazione e monitoraggio è articolata tra il MEF e la Presidenza del Consiglio, che sono strutture strategiche e di coordinamento, ma chi fa le cose sono i ministeri e le amministrazioni centrali e le regioni ed enti locali, i comuni. Mediamente... Le risorse che saranno per circa il 65% come prestito e il 35% come sovvenzione, tanto per dirla in due parole a fondo perduto, riguarderanno circa il 60% la pubblica amministrazione, circa il 40% il privato. Ma il fatto che riguarderanno la pubblica amministrazione non esclude il privato e qui c'è tutta la tematica che... L'amico e collega Stefano Nicolini illustrerà in particolare sul partenariato, cioè fare in modo che si sviluppino progetti non solo sul pubblico, non solo per iniziativa pubblica ma anche per iniziativa del privato. Come farlo? È estremamente complesso, ma Romagna Banca e il gruppo bancario hanno anche queste competenze. Chiedono se l'assessore è ancora collegato. Corsini? Sì, sì, sono qua. C'è una domanda? C'è una domanda di un presente in sala. Vuole farla a voce alta magari la ripeto, se non ha il micro. Sì, Volevo chiedere, visto l'andamento dei prezzi dell'energia. Grazie. Visto l'andamento dei prezzi dell'energia? Volevo sapere se la regione Emilia Romagna eh, sta pianificando eh, qualcosa in termini di quelle che sono le comunità energetiche che possono essere sicuramente qui per la riviera un'opportunità eh, importante per calmirare tutti quelli che sono i prezzi, eh, del, in particolare dei consumi estivi, delle punte che avremo eh, in estate. E, eh, se c'è la possibilità di avere eh, un piano regionale dove sono e come sono distribuite tutta la rete delle centrali eh, riferite appunto ai comuni della Riviera per organizzare meglio eventualmente pianificazioni di questo tipo. Allora. Dunque, eh, la regione, vabbè, il tema dell'energia naturalmente è un tema che purtroppo sta assumendo dei contorni drammatici perché noi abbiamo delle in grandi imprese manifatturiere, penso ad esempio al Polo della Ceramica di Sassuolo, che hanno ordinativi straordinari che rischiano di non aprire per i costi dell'energia spropositati. Quindi abbiamo chiesto un intervento, avete visto anche l'intervista che ha fatto il Presidente Bonaccini l'altro giorno, un intervento eh, assolutamente urgente, straordinario da parte del Governo e io dico anche dell'Unione Europea perché questo è un tema che ha ovviamente dei contorni che superano i confini nazionali. È un davvero, credo che sia in questo momento al netto diciamo, della gestione sanitaria la vera questione di cui il Governo si deve occupare perché questa, questo problema rischia di inficiare. Eh, la crescita economica e le grandi opportunità che le nostre imprese, prima ho fatto l'esempio del polo ceramico, hanno in questo momento rispetto ai volumi di export internazionale. Stiamo predisponendo, non io naturalmente, ma l'assessore eh, alle attività produttive e alla green economy, che è l'assessore Colla, stia, stiamo predisponendo il piano energetico regionale che contiene anche il tema delle comunità energetiche locali. Quindi lì si potranno trovare diciamo, le risposte alla domanda che mi è stata posta, che è una domanda naturalmente che esula dalle competenze di politiche turistiche, però capisco che naturalmente è un tema molto sentito da tutte le imprese, anche non solo da quelle più energivore, come appunto le grandi imprese manifatturiere, ma anche naturalmente per le imprese turistiche, per le imprese della ricettività, soprattutto in previsione Diciamo della prossima estate. Comunque, ecco, le comunità energetiche è uno dei punti strategici del piano energetico regionale, eh, che sarà, eh, come dire, mh, trattato in quel piano con misure, incentivazioni e sostegni, appunto, alla costituzione, alla creazione di queste comunità, appunto, che vengono definite comunità energetiche, che non riguardano naturalmente solo le attività produttive, ma anche. Eh, come dire, la socialità in interi quartieri o progettualità comunque di aree urbane più o meno densamente abitate della nostra regione. Grazie a lei. Bene, riprendiamo da, velocemente dalle riforme. Le riforme perché le riforme previste sono non sono un di cui sono necessarie. Civile e penale, giustizia già fatta. Sono riforme orizzontali, abilitanti, settoriali, di accompagnamento. Corriamo veloci: Cinque numeri, quindi 6 missioni, 16 componenti, 197 interventi, 63 riforme, 134 investimenti, 527 tra target, guardi obiettivi, quindi qualitativi e quantitativi, cosiddetti milestone. Dei 191,5 miliardi che sono l'80% dei 235, perché i 235 si compongono di una quota nazionale importante di 30 miliardi e di un 13 miliardi di fondo ReactU, circa 80 miliardi sono come sovvenzioni, la parte più importante come prestiti, come dicevo prima, quindi da restituire, erogabili tutti in 10 tranche da qui al 2026. Semestrali e da restituire al bilancio. Da subito è partito un sito, quindi oggi le slide potevano essere messe dal sito Italia domani, questo vale come informazione, tutti possono essere informati. Potevamo scorrere il sito e parlare del PNRR. Ormai siamo effettivamente interconnessi, il problema è dove andare a prendere l'informazione giusta. Speriamo di darvele giuste, perché dobbiamo essere sempre umili e non pensare di avere la verità. Alcuni punti qualificanti, questo è un punto di così veloce. Il PNRR, quindi, è un'edizione speciale di fondi a gestione diretta, in cui tutti siamo dentro la palestra a fare esercizi, non c'è il più importante o il meno importante. Le riforme e i decreti sono lo snodo perché la macchina va davanti. E per fare questo c'è la cabina di regia, è stato fatto un DL per i tecnici, il 77, semplificazioni, che se le cose si allungano interviene con i commissariamenti, così è scritto. Tutti vedremo dalle informazioni se si farà, se servirà, quale servirà. Green e Digit sono i due driver. E il principio di non arriccare danno ambientale agli altri DNSH l'abbiamo già citato. ESG e qualificazione dei key performance indicator. Ormai il tema della sostenibilità è un tema acclarato, ci sono normative europee che hanno già definito quali sono i parametri, sono sei perché un'attività sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governo. Tengo a sottolineare che le banche di prossimità, le banche cooperative, Cassa Centrale come capogruppo, hanno già nel DNA un comportamento socialmente molto sostenibile perché essere vocati per le persone, per le PMI e essere vicini ai soci, ai clienti è già un bel parametro di sostenibilità. Oggi non basta più farlo nella maniera tradizionale, per questo siamo a parlare anche di digitalizzazione. Quindi diciamo creazione di ecosistemi per trasferire l'innovazione, per cui si parla di soggetti proponenti, attuatori, realizzatori, c'è cioè una codifica precisa, un glossario, diciamo così, eh? e imprese beneficiarie sia dirette che indirette di questi fondi, anche quelli destinati all'APA poi avranno a ricaduta sulle imprese. Tempistiche veloci, il 70% andrà impegnato entro il 2023, ruolo del partenariato lasciamo all'intervento che segue. La transizione ecologica passa dalla rivoluzione 5G, più di una ricerca conferma mai che la connettività di ultima generazione è la strada verso un'economia a zero emissioni per cui si passa sicuramente, stiamo passando dall'economia lineare a quella circolare. Cassa Centrale ha destinato un plafond di un miliardo per il periodo da 2021 a 2026 a sostegno delle misure e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con un'offerta articolata sia a lato corporate che finanza strutturata, che guarda sia la pubblica amministrazione sia le imprese, guardando le loro esigenze, mettendo in campo i prodotti già esistenti, sostanzialmente, o si parte da bandi di gara, o si parte da iniziative private, ma sempre alla realizzazione delle opere, al sostegno finanziario delle stesse attraverso formule di finanza tradizionale, ordinaria o articolata, si deve arrivare. Un tema importante saranno anche le garanzie, i LONSA a sostegno. Del, diciamo così, de, delle gare di appalto, dell'accesso alle, alle misure previste dal PNRR. Ho terminato l'intervento e passerei, se è d'accordo il Presidente, la parola a Stefano Nicolini. Grazie. È carico qui. Dobbiamo mettere la tua. Okay. Grazie, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Eh, Siccome, sì, come diceva appunto Luigi, ma anche l'assessore prima eh, ha affrontato dei temi che sono legati appunto al partenariato pubblico privato, questo è un momento eh, straordinario che, che richiede anche dei modelli eh, straordinari di finanziamento del, delle opere, perché di questo stiamo parlando, cioè stiamo parlando di investimenti che devono essere messi a terra come si vedeva eh, in tempi estremamente rapidi, eh, perché il 2023, teniamo conto, il 2021 è passato, il 2022 siamo avviati in maniera importante verso, verso diciamo, la, la, la partenza del piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi i tempi sono estremamente stretti e con i tempi estremamente stretti eh, è necessario e importante a nostro avviso concentrarsi anche su quelle che sono delle forme di sostegno finanziario eh, appunto di carattere straordinario. E uno di questi è il partenariato pubblico-privato che non è un'attività, eh, diciamo un, 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 un modello di cooperazione tra pubblico e privato eh, particolarmente innovativo perché è uno strumento che si utilizza da diverso tempo, però diciamo che questo potrebbe essere il contesto eh, ideale per, per farlo definitivamente decollare. E, e, e cos'è il partenato pubblico-privato? Nella sostanza appunto è, è, un, è proprio un rapporto di collaborazione molto stretto tra il privato e la pubblica amministrazione, dove ognuno mette a beneficio della realizzazione di un progetto o di un servizio di pubblico o interesse di pubblica utilità le proprie competenze e le, le proprie risorse. I campi di applicazione sono estremamente ampi, però hanno eh, un punto diciamo così, di, di comunione nel fatto che... Eh, si tratta di realizzare degli investimenti di carattere infrastrutturale che alla base hanno un, un modello eh, basato sul modello concessorio, perché il partenariato pubblico privato non ha un suo inquadramento normativo ben specifico, però prende forma da quello che è il codice delle appalti e dalla direttiva delle concessioni. Talmente è chiaro diciamo, il, il ruolo del partenariato pubblico privato nella, eh, nella spinta, nel dare un po' l'accelerazione della messa a terra delle risorse del PNRR e che è molto chiaro anche alla cabina di regia che in varie occasioni ha proprio eh, ricordato quella che è l'importanza di investire i capitali privati eh, nel, nella, nello sviluppo appunto del piano nazionale di ripresa e resilienza. E per poter parlare però di partenato pubblico privato eh, è necessario che ci siano alcune, alcune caratteristiche, devono esserci delle caratterizzazioni proprio per il fatto che questo è un contratto atipico e eh, come tutti i contratti atipici per poter essere qualificati in quel modo ci devono essere delle caratteristiche molto, molto, molto chiare e molto specifiche. Una eh, è quella della durata del contratto, sono contratti eh, di durata medio-lunga, e perché sono contratti di durata medio-lunga? Perché alla base ci sono degli investimenti eh, che sono finanziati con eh, ricorso principale a eh, risorse, risorse private, il pubblico può intervenire eh, con una quota che deve rimanere contenuta all'interno del 49%, il 51% delle risorse deve essere messo a disposizione del, del, dal privato. È auspicabile che la parte di risorse messa a disposizione dal privato sia più alta di questo 51%. E il tutto deve trovare un suo equilibrio economico-finanziario, quindi l'investimento eh, deve trovare un suo equilibrio economico-finanziario che si declina con la convenienza economica dell'investimento e con la sostenibilità finanziaria che è calcolata appunto, eh, con, con, con vari indicatori che sono il valore attuale netto dell'investimento, l'IRR e la sostenibilità finanziaria attraverso eh, quello che è il DSCR, cioè il rapporto tra quelli che sono i flussi di cassa del progetto. E il servizio del debito che quel progetto uh, deve, deve riuscire a sostenere. Lato pubblica amministrazione eh, è importante che venga fatta una corretta analisi dei costi-benefici perché altrimenti si rischia eh, di eh, ovviare in maniera eh, artificiosa e, e non sempre amata dalla Corte dei Conti il, eh, il fatto che le opere vengano finanziate con il ricorso al partenariato pubblico privato, poi vedremo nello specifico attraverso il project financing piuttosto che con il classico appalto di lavori o appalto di servizi. Direi che l'elemento più caratterizzante di, di, di tutti quelli che abbiamo visto fino adesso è quello dell'allocazione dei rischi operativi, cioè deve essere molto chiaro che l'operatore economico si deve portare a casa quelli che sono i rischi eh, operativi eh, legati alla realizzazione dell'opera. I rischi sono individuati in tre eh, macrocategorie che sono il rischio di costruzione, quello è il più intuitivo, e, e diciamo che il rischio di costruzione rimane quasi sempre molto semplice diciamo allocarlo sulla parte privata, un po' meno eh, semplice l'allocazione del rischio di disponibilità e soprattutto il rischio di domanda. Il rischio di disponibilità in realtà si tratta di eh, andare ad allocare sulla eh, parte privata, quindi su chi poi gestirà l'opera. Il fatto che se quell'opera non è resa disponibile alla collettività, il privato non può beneficiare dei ricavi che sono rivenienti dallo sfruttamento dell'opera, mentre il rischio di domanda è un pochettino più complesso da, da dirimere perché è legato alla mancanza di utenza e quindi di conseguenza di flussi di cassa relativi a quel progetto. La caratteristica che rende appetibile il partenariato pubblico privato è il fatto che se l'allocazione dei rischi viene fatta in maniera corretta, l'investimento può essere trattato dalla pubblica amministrazione fuori dal suo, bilancio, dal suo bilancio ordinario, quindi diventa una spesa corrente e non, e non indebitamento. Però affinché ciò avvenga appunto, ci deve essere una corretta identificazione di quelli che sono eh, i, i rischi che abbiamo visto prima. E uno strumento che la pubblica amministrazione utilizza eh, per supportare la propria, la propria analisi è quella che vedete rappresentata qua in maniera abbastanza semplice, che è la matrice dei rischi, però mi assicuro insomma, che una matrice dei rischi fatta eh, in, maniera, in maniera approfondita, analitica, è un esercizio estremamente complicato, estremamente complesso. Però del tutto necessario per poi andare a individuare se la forma eh, di sostegno eh, all'investimento all pubblico è corretta, quella del partenariato pubblico privato, oppure se si deve ricorrere ad altre, forme, appunto, di, ehm, ad altre forme di finanziamento attraverso il classico appalto di lavori o appalto di servizi. E le opere eseguibili, eh, questa è una classica distinzione molto scolastica, e, vabbè, la la, la, la scoriamo velocemente, sono le cosiddette opere calde, tiepide e fredde, dove le opere calde sono caratterizzate da una alta e elevata capacità di generazione di flussi di cassa, ad esempio. Questi sono i classici esempi del, delle autostrade, eh, oppure dei parcheggi, dei parcheggi pubblici, oppure dei termovalorizzatori, cioè sono investimenti infrastrutturali che eh, vengono realizzati, appunto, come dicevo prima, con. Una compartecipazione tra pubblico e privato eh, delle de, de, de risorse necessarie per poter realizzare l'investimento e lo sfruttamento economico è facilmente eh, individuabile attraverso una tariffazione. Eh, le opere tiepide, appunto, hanno una caratteristica invece intermedia tra le due, eh, in quanto le opere fredde, invece, sono caratterizzate dall'assenza di, 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 di tariffe che siano in grado di andare a rimborsare l'investimento. Un esempio classico, ad esempio, sono gli ospedali. Piuttosto che le scuole, piuttosto che l'illuminazione pubblica. In questo caso la remunerazione del privato avviene attraverso eh, i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, attraverso quello che è il cosiddetto canone di disponibilità dell'opera. Tipologie di eh, tipi di, di, di forme, di, o meglio, forme di partenariato previste dal nostro ordinamento. Il partenariato di tipo istituzionalizzato eh, in realtà non è utilizzato in maniera così, così, così eh, con una numerica particolarmente importante, perché si tratta sostanzialmente di società misto pubbliche e private e eh, tendenzialmente un rapporto societario tra pubblico e privato eh, magari al 50% porta a delle situazioni di gestione piuttosto complesse e a delle situazioni di stallo. Invece, la qualificazione del partenariato dal punto di vista contrattuale è un, un pochettino più semplice diciamo, da esemplificare eh, perché lo prevede proprio eh, quello che è il codice degli, degli appalti. Il codice degli appalti prevede da una definizione molto chiara di, che è, eh, di quelle che sono le forme di partenariato pubblico privato e le declina nella finanza del progetto, nella concessione di costruzione e gestione, concessione di servizi, locazione finanziaria, contratto di, di disponibilità e poi. Al comma, al comma 8 dell'articolo 180 declina tutte le forme eh, di eh, collaborazione tra pubblico e privato che hanno le caratteristiche definite nei comi precedenti, quindi dà proprio un'apertura totale alla tipologia poi eh, di forma con la quale il pubblico e privato decidono di cooperare e questo rende eh, questo strumento estremamente, estremamente dinamico e estremamente flessibile. E Oggi, ma in maniera veramente molto molto eh, veloce, eh, ci concentriamo su quella che è la finanza di progetto, che poi anche quello che interessa a noi come istituto bancario, eh, che in tutte le fasi tipiche di eh, un'operazione di project financing affianchiamo l'imprenditore e l'impresa nella strutturazione dell'operazione e nel suo, nel suo finanziamento. Quindi la finanza di progetto è appunto declinata dal codice degli appalti all'articolo 183 e è uno strumento che viene utilizzato per realizzare lavori pubblici oppure viene utilizzato per affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità e poi stimolando al, al, al privato la presentazione di progetti che siano dei progetti di tipo, di tipo esecutivo e dei business plan che poi... Diano conto di come quell'opera eh, può trovare una sua, un, suo ritorno, un suo ritorno economico. E, mh, la macrodistinzione della finanza di progetto è su iniziativa pubblica, quindi è il pubblico che ha già definito l'opera, ha già eh, incasellato l'opera in quelli che sono gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, mette a base di gara un progetto di fattibilità e poi questo progetto di fattibilità deve essere sviluppato dal privato cercando di migliorarlo, migliorarlo in termini di contenimento dei costi, velocità di realizzazione dell'opera e eh, capacità poi di sfruttamento di quell'opera per un ritorno del capitale, del capitale investito. Una volta valutate quelle che sono le offerte, poi eh, attraverso diciamo, delle procedure competitive viene nominato il promotore, una volta che è stato nominato il promotore, poi viene approvato il progetto definitivo, si stipula il contratto di concessione viene costituita l'SPV, la società di progetto, che sarà titolare della realizzazione dell'opera, ma soprattutto della sua gestione, della sua manutenzione e della sua messa a disposizione della, della collettività. E in ottica PNRR però riteniamo più interessante eh, la finanza di progetto declinata nella sua forma di iniziativa privata, dove le opere o l'esigenza di eh, realizzare un'opera di pubblico interesse o di pubblica utilità non è tra gli strumenti di programmazione eh, pubblica, ma viene stimolato, questo, questo bisogno viene stimolato dal, dal privato che fa una proposta alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione valuta questa proposta entro un lasso temporale molto ben definito, sono, sono tre mesi, e questa proposta deve essere corredata da un progetto di fattibilità, da una bozza di convenzione, da un piano economico-finanziario asseverato e qui entra già in gioco. Eh, la banca o l'istituto finanziatore che assevera il piano economico finanziario che deve essere presentato alla pubblica amministrazione, e poi se la pubblica amministrazione ritiene che quell'opera possa essere eh, elegibile di, una, di un interesse pubblico, cosa fa? Avvia una procedura di gara e si ritorna a quella che era la procedura di gara che avevamo visto prima, cioè eh, la, la, la messa a gara del piano economico finanziario e del progetto di fattibilità sviluppato dal privato che porta a casa cosa eh, per il lavoro svolto? Un diritto di prelazione sull'aggiudicatario eventuale del, del, dell'appalto e qualora eh, non dovesse esercitare questo diritto di prelazione o non dovesse eh, aggiudicarsi, aggiudicarsi l'opera, un ristoro di quelle che sono le spese eh, sostenute per la progettazione e per la messa a bando del, del, dell'opera e limitate a un massimo di 2,5 volte il valore dell'opera. Quindi in, per concludere e in sostanza noi riteniamo che il partenariato pubblico privato soprattutto in un contesto dove le risorse del PNRR devono essere utilizzate in maniera rapida e per utilizzarle in maniera rapida vuol dire che bisogna essere rapidi a progettare l'opera, a metterla a gara. E poi anche a realizzarla, però la parte diciamo, propedeutica alla realizzazione dell'opera non è un, un esercizio banale per la pubblica amministrazione, perché si tratta di andare a caricare comunque eh, una, una struttura tecnica, organizzativa già probabilmente sovraccaricata da tutta una serie di altre, di altre incombenze, e demandando invece al privato questo, eh, questa, questa attività di farsi promotore e quindi anche di progettare e di rendere eh, cantierabile, cantierabile un'opera un che abbia un interesse per la collettività. E, mh, prima si parlava dell'effetto moltiplicativo delle risorse, e questo è sicuramente un, un metodo eh, molto, molto, molto concreto, eh, che dà evidenza della capacità, della possibilità di moltiplicare le risorse del PNRR attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. E quindi i vantaggi sono molteplici e sono sia per il privato che per la pubblica amministrazione, per il privato appunto come si diceva eh, si mette eh, a, nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, proprio expertise eh, nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione di un'opera, soprattutto il privato ha la possibilità poi di eh, sfruttare economicamente quell'opera e rientrare dal suo investimento. E per la pubblica amministrazione, a parità di risorse impegnate, c'è la possibilità di eh, stimolare quell'effetto leva di cui si parlava prima e soprattutto ottimizzare quelli che sono i tempi di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica mettendola a disposizione della collettività in tempi, in tempi molto, molto più rapidi. Non ultimo, per la pubblica amministrazione qualora ci sia una corretta allocazione del rischio come abbiamo visto prima e, e come abbiamo visto prima, visto che le risorse del PNRR sono per buona parte a debito, quindi avranno un'incidenza sicuramente sui bilanci della pubblica amministrazione, un corretto, una corretta allocazione del rischio operativo consente alla pubblica amministrazione di togliere da quello che è il bilancio, quindi il limite dell'indebitamento eh, al quale è sottoposto, eh, l'investimento specifico per la realizzazione dell'opera dell pubblica. Ehm, quindi riteniamo appunto che questo sia uno strumento eh, utile, uno strumento sul quale eh, molte aziende private stanno, stanno ragionando e stanno già utilizzandolo in maniera molto, molto eh, significativa e eh, la, la BCC, la banca locale, grazie al supporto della capogruppo, è in grado di seguire l'imprenditore privato che volesse appunto, impostare un'operazione un di, di questo tipo, di questa natura. Grazie Stefano. Mi veniva in mente una frase: competenze per competere. Effettivamente non è semplice, bisogna studiare e capire come funziona la macchina pubblico-privata. Il privato può portare anche lui delle idee progettuali al pubblico, può rispondere alle idee che il pubblico mette in campo. Le modalità sono complesse, articolate, ma ci siamo. Adesso passiamo la parola a. Daniele Pieraccini di Warren Hub. il gruppo Cassa Centrale ha già da tempo sapientemente svolto una convenzione col gruppo Warren del gruppo Tinexta, qui presente in sala il dottor Paolo Alberti, responsabile del servizio che per il gruppo ha colto questa occasione molto importante, secondo noi per il gruppo e quindi la consulenza per accedere ai fondi il gruppo la mette a disposizione, le banche cooperative la mettono a disposizione. In secondo step vedremo un certo tipo di progettualità, anche se la consulenza ha bisogno di progettazione. Il DL 152 per il turismo, la tax credit. La parola a Daniele Piracini. E allora, buonasera a tutti, eh, sono Daniele Piracini, eh, consulente area sviluppo di, di Warrant TAB, eh, SPA. Warrant TAB è una società di consulenza eh, di, livello, di livello nazionale, quindi lavoriamo su tutto il territorio nazionale, apparteniamo, apparteniamo al gruppo TINESTA, è un, um, è un gruppo diciamo, eh, quotato in borsa al segmento star di Milano e eh, all'interno del gruppo ovviamente ci sono altre società che, ehm, di, servizi, di servizi alle imprese diciamo. Eh, ecco, scorro, scorro molto velocemente su chi siamo, ehm, sicuramente abbiamo questa importante collaborazione con, con il gruppo Cassa Centrale, eh, anche qui su tutto il territorio nazionale, eh, per appunto eh, consentire diciamo, alle aziende e eh, alle loro, loro, loro associate di poter eh, essere informati e eh, attingere a tutti quelli che sono i contributi. Che le, che le istituzioni mettono a disposizione delle, delle aziende stesse. Ecco, scorro anche qui molto velocemente perché l'abbiamo già viste eh, sulle, sulle missioni. Ecco, volevamo fare un attimo un focus di quelle che sono appunto le opportunità eh, concrete per, per le aziende e per le imprese. Eh, ecco, mh, diciamo questo: mh, sono stati chiaramente stanziati dei fondi che continuano in quello che è un po' il piano di eh, Industria 4.0 che è stato varato eh, nel 2015. E, um, un piano, quindi sono state inserite delle risorse per confermare questo piano che poi negli anni, negli anni è cambiato e che eh, ci sembrava giusto ecco, farvi, farvi, farvi vedere in cosa consiste. Adesso la platea qui è diciamo più rivolta a un settore specifico, è appunto quello del turismo però anche eh, diciamo, le imprese turistiche sono anch'esse delle imprese e diciamo, alcune di queste, di queste normative, di queste misure possono essere, possono essere ricomprese nella, diciamo, nel vostro settore eh, eh, qui c'è diciamo, una, una ripartizione ancora precisa di quelli che sono i fondi destinati parliamo di 18 miliardi di euro quindi eh, sono fondi molto importanti per, per le aziende diciamo che questo piano... Eh, negli ultimi, in questi anni, sicuramente, di pandemia, ha tenuto un po' a galla quello che è tutto, anche il settore delle imprese manifatturiere e anche del resto, diciamo, del resto delle aziende e tutto quello, ovviamente, che, che, ce ne va, che, ce ne va, che ce ne va dietro. Ecco, noi di solito mh, nella, nella valutazione dei, delle opportunità e dei, dei progetti per le aziende, Partiamo sempre da quello che è il, il progetto, quindi vedete questa, vedete questa torta, diciamo questi, eh, queste parti di questa torta sono tutte misure attualmente attive per, eh, per le aziende, quindi parliamo di, eh, sostanzialmente sono tutti crediti d'imposta. Eh, il credito d'imposta, sapete, è, come dice la parola stessa, un, un credito che ho io nei confronti dello Stato nel versamento delle, delle imposte che vado chiaramente a compensare con quelli che sono i miei debiti tributari, quindi eh, le tasse che fondamentalmente devo, devo pagare. Quindi noi diciamo partiamo da quello che è il progetto, progetto dell'azienda e a quel progetto andiamo a eh, imputare tutte quelle che sono le possibili, le possibili misure agevolative. Qui ne abbiamo, eh, ne abbiamo tutte fondamentalmente, parliamo di R&D quindi tutto il discorso della ricerca e sviluppo e innovazione e design fanno parte della stessa misura che è un credito d'imposta di varie percentuali quindi al 20% di relativi costi al 12% o al 10%, abbiamo tutta la famosa parte del, dei beni 4.0 che riguardano Impianti, macchinari, eh, beni tecnologicamente avanzati per il rinnovo appunto del parco macchine. Abbiamo i beni non 4.0, abbiamo i software 4.0 che anche quelli danno diritto ad un credito di imposta del 20% del, del costo appunto dei software, e, mm, abbiamo i software non 4.0 che danno diritto ad un credito di imposta minore, ma eh, diciamo che possono essere tranquillamente applicati anche a, a strutture del vostro tipo. E eh, molto importante è anche la, la misura della formazione, al numero, numero 8, la formazione del, del personale che eh, diciamo, mh, possiamo considerare la categoria generale della digitalizzazione e dell'integrazione digitale dei processi aziendali. Quindi diciamo, questa misura, ad esempio, della formazione dà diritto ad un credito d'imposta per le piccole e medie imprese del 50% dei costi dei dipendenti impiegati in attività di formazione legati appunto a una digitalizzazione, a un'integrazione digitale dei processi, dei processi aziendali e questo chiaramente si può, si può configurare anche nel, nel, settore, nel settore turistico, nel settore, settore alberghiero, come dicevamo prima le due direttrici fondamentali dei prossimi, dei prossimi anni saranno un po' queste, quella della digitalizzazione e quella della, della sostenibilità. Per cui, anche eh, queste, queste operazioni di digitalizzazione già ad oggi possono essere, eh, possono essere diciamo, accompagnate da questi, da questi strumenti che sono appunto diciamo, eh, destinati alle aziende in generale come tali anche alle aziende del comparto, del comparto turistico e, ecco mh, qui c'è un esempio concreto appunto delle misure che, di cui parlavamo prima eh, questo è chiaro che un'azienda che investe in ricerca e sviluppo, in innovazione, eh, che acquista macchinari per 450 mila euro nel punto, nel punto 4, che acquista software per digitalizzare la sua azienda, diciamo spende 1.120.000, ha un beneficio eh, sotto forma di credito d'imposta di 348.000 euro, quindi diciamo un, un beneficio circa del 30, più del 30% del suo, del suo investimento. Eh, questo ecco, per parlare a livello generale di quello che sono ad oggi le, le opportunità concrete già attive nel settore della, cioè per le aziende e che sicuramente col PNRRR sono state rifinanziate e, e quindi chiaramente ce le aspettiamo anche nei prossimi anni, già sono, sono definite, sono già, sono già comunque scadenziate nei vari esercizi fiscali. Ecco, venendo eh, diciamo, più, eh, più propriamente al settore turistico, che è quello che maggiormente ci interessa ecco, questa, questa sera, ehm, parliamo qui di un pacchetto di misure da, da 1,7 miliardi, ehm, che appunto hanno l'obiettivo di eh, innalzare chiaramente la, la capacità competitiva delle imprese e chiaramente tornare a promuovere un'offerta. Più sostenibile, più innovativa e digitalizzata diciamo la prima misura eh, la, la, forse la più importante ecco, ehm, che è stata prevista eh, è eh, quella della sono due in realtà, sono due misure che si vanno a sommare insieme, quindi abbiamo un credito d'imposta apposito appunto per le imprese turistiche e eh, un, un contributo a fondo perduto un contributo a fondo perduto. Il credito d'imposta dell'80% e il contributo a fondo perduto può arrivare fino ad un massimo di 100.000 euro per, per diciamo, ciascuna struttura. Ecco diciamo partendo dalla, dalla, dalla prima che è il credito d'imposta all'80%, ehm, diciamo che questa misura va a rafforzare e a sostituire in parte quello che è il, il vecchio tax credit. Non so se. Se voi più o meno mh, ne avrete sentito parlare, alcuni ne avranno, ne avranno avuto a che fare. Il vecchio tax credit al 65% andava eh, chiaramente a, a, ad agevolare, ad incentivare quello che erano appunto i costi di ristrutturazione degli alberghi. E, questo è stato sostituito con questo credito d'imposta, quindi è stato rafforzato con questo credito d'imposta all'80%. Ecco, come dice qui, utilizzabile a decorrere dal periodo di importo successivo a quello che gli interventi agevolabili sono stati realizzati e per interventi fatturati a decorrere dal 7-11-2021 e fino al 31-12-2024. Quindi abbiamo questa misura per i prossimi eh, almeno fino al 2024. Parliamo eh, quindi di spese, eh, quindi di fatture eh, effettivamente ricevute da parte dell'azienda dal 7 di novembre del 2021, anche se diciamo che i lavori possono essere iniziati anche da febbraio 2020. È chiaro che, mh, ripeto, le fatture devono essere sempre dal 7 di novembre del 2021, quindi tutto, se ci sono delle fatture con data precedente chiaramente non le possiamo, non le possiamo prendere. E quindi questo è, è appunto un credito d'imposta, come dicevamo prima, all'80%. A questo credito d'imposta, quindi sempre sugli stessi costi, che poi dopo, poi dopo vedremo, può eh, sommarsi eh, un, un contributo a fondo perduto, eh, con un importo massimo di 100K, quindi 100.000 euro, suddiviso con un limite massimo appunto di 40.000 euro per interventi di ristrutturazione e riqualificazione eh, edilizia, 30.000 euro per interventi di digitalizzazione e 20.000 euro per, eh, se diciamo all'interno della compagnia sociale abbiamo un'imprenditoria un femminile. I restanti 10.000 euro sono a panaggio delle regioni del sud, quindi diciamo nelle regioni eh, diciamo, dell'Emilia Romagna si arriverebbe comunque a un 90.000 euro complessivo. E, ecco, questo contributo è erogato in un'unica soluzione alla fine dell'intervento, anche se è possibile richiedere un'anticipazione del, del 30%. Diciamo che per, questa, per questo tipo di agevolazione eh, in questi mesi verranno, verranno fornite le, le modalità operative, quindi siamo, siamo veramente a tiro. Ci aspettiamo il 23 gennaio l'elenco delle spese ammissibili e ci aspettiamo entro il 21-22 di febbraio eh, diciamo la, la, la dichiarazione di di apertura del, del portale. È per, uno dei primi decreti in partenza è il PNRR, quello sul turismo. Esatto, esattamente. esattamente. E, insomma, è una misura importante perché chiaramente i, i fondi ci sono e, ed è chiaro che riguarda investimenti, e poi dopo vediamo le spese che le aziende faranno nei prossimi anni. Quindi, quindi assolutamente è una, cosa, è una cosa importante. Queste, diciamo, sono. Ehm, le specifiche riguardanti i soggetti ammissibili e i progetti ammissibili. Quindi parliamo di strutture turistiche alberghiere, quindi non meno di sette camere, strutture ovviamente che svolgono eh, attività agrituristiche, stabilimenti balneari, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi simili e anche eh, diciamo, stabilimenti balneari. Ehm, ecco, questa è una cosa importante nella riga successiva, ogni ragione sociale può presentare domanda per una sola struttura. Quindi diciamo che se eh, una ragione sociale... Sentite, sì. Se una ragione sociale ha, eh, non so, 3-4 strutture può presentare esclusivamente per una, per una struttura. Le spese eh, che, verranno, che verranno agevolate con, questo, con, questi, con questi incentivi sono appunto interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di incremento dell'efficienza energetica. Acquisto di mobili e componenti di arredo funzionale sempre alla riqualificazione energetica e a eh, digitalizzazione. E, quindi ecco, ripeto, ci aspettiamo che questa sia una, una, una misura importante ed esclusiva proprio per, per, queste, per queste tipologie di, di, soggetti, di soggetti ammissibili. Ecco, andando avanti ci sono state previste eh, altre misure. Eh, articolo 2. Eh, questa, questa misura qui in particolare, mh, mi sembra che ne, se ne sia parlato anche prima, riguarda garanzie per i finanziamenti sempre del settore turistico, quindi parliamo di 358 milioni suddivisi in 5 anni e ovviamente sono eh, garanzie su finanziamenti che vengono rilasciati, a, ovviamente sempre a pannaggio delle, delle imprese turistiche. Sempre per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare diciamo, la continuità di e quindi anche per diciamo, opere, di, opere di liquidità. E, di liquidità. e, e quindi ecco. Vabbè. Vado velocissimamente la garanzia concessa a titolo gratuito, quindi anche qui è molto importante. L'importo massimo è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse imprese con un numero di dipendenti non superiore a 4,99 ecco, Quindi, assolutamente ci stiamo, ci stiamo dentro. ecco, Un'altra misura prevista che ci aspettiamo, comunque, nelle specifiche operative nei prossimi mesi, riguarda il fondo rotativo per le imprese, eh, anche questo, una dotazione, una dotazione di 180 milioni di euro, sono contributi diretti alla spesa. Dei corti sostenuti anche qui a favore di interventi di sostenibilità ambientale, innovazione digitale e riqualificazione energetica. Quindi vedete che questi termini diciamo, ritornano sempre. Ecco, questa è una misura a pannaggio diciamo, di interventi non inferiore a 500 mila euro, quindi parliamo chiaramente di grosse, di grosse strutture e non superiori a 10 milioni di euro. Anche qui come, come tempo fino al 31 dicembre 2025. Ecco, importante che queste misure sono alternative alle altre, però ecco, qui parliamo di comunque investimenti di oltre 500 milioni di euro. E altra misura ehm, è, diciamo, è l'istituzione di un fondo, ne parlava prima anche l'assessore, eh, diciamo, in collaborazione tra la BEI, la Banca Europea degli investimenti e le, il MEF, con una dotazione di 762 milioni di euro, anche qui diciamo, è un fondo per il, per il turismo sostenibile. Quindi ehm, diciamo anche qui, con una riserva del 50% di questi interventi volti al supporto degli, degli investimenti appunto, di riqualificazione energetica. Ecco, vedete che questi, questi termini eh, tornano, tornano sempre. Poi ecco, un focus velocissimo sulla mobilità, eh, sulla mobilità sostenibile. Sicuramente ehm, abbiamo voluto lasciare delle slide veloci per capire. Per capire l'intervento che viene fatto appunto sulla, sulla mobilità qui è chiaro che mh, sono incentivi e bandi più appannaggio delle strutture pubbliche e strutture territoriali, però parliamo chiaramente di 61 miliardi, 61 miliardi di euro, di cui circa la metà sono tutti investimenti sulla, sulla rete ferroviaria. No? E, e poi sono destinate a tutta un'altra serie di, un serie di, di risorse. Diciamo in, 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 vari, in vari ambiti, ecco mi viene, mi viene mh, comodo soffermarmi su due, e sono, quello che adesso qui non è, non è menzionato, sicuramente usciranno nei prossimi mesi dei bandi per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica elettrica all'interno per imprese e privati e professionisti, con un contributo alla spesa del 40%. Quindi ci aspettiamo, adesso non sappiamo quando di preciso uscirà. Però eh, questa è sicuramente una, una misura molto importante e, e poi, ecco, qui, vabbè, qui parliamo di risorse territorializzabili, quindi destinate dalle regioni o comunque destinate al, al, all'intero territorio nazionale. Ecco, di questi contributi alle imprese, forse il più importante è il primo, di quelli, quello che riguarda la filiera industriale degli autobus elettrici. Quindi, sicuramente nei prossimi. Nei prossimi tre anni verranno ehm, stanziati 300 milioni di euro per andare a studiare e eh, implementare tutta una serie di eh, autobus elettrici per, per, la mobilità, per la mobilità sostenibile. E dal 2026 si dovrà partire con la produzione di questi, di questi autobus, di, questi autobus eh, elettrici. Il resto appunto riguarda la navigazione, i sistemi logistici, i porti, ecco, questo per dire che. Che, che assolutamente dal lato appunto delle, delle della mobilità le risorse sono, sono ingenti, quindi ci aspettiamo che ne traranno vantaggio anche tutte le strutture e, soprattutto, il turismo in particolare. Ecco. Ok, grazie per l'intervento di Warrant, per... E per aver parlato anche di mobilità, digitalizzazione a supporto della mobilità e del turismo. Quindi i bandi stanno partendo sul turismo e. Anche sulla mobilità arriveranno diverse risorse sia nel supporto della transizione ecologica che delle infrastrutture vere e proprie. Warrant è partner delle banche. Lasciamo le domande dopo l'intervento del CEO che chiamo di Neo Experience Lab, sì. dottor Lesigno, Lesignoli, per parlare di un argomento estremamente rilevante e importante: la digitalizzazione. Nell'esperienza di un'azienda che partner anch'essa del gruppo Cassa Centrale delle banche cooperative, per, possiamo dire così, eh, progettare il futuro, il futuro digitale, perché come avete visto anche nel intervento precedente, l'innovazione e la progettualità sono linee guida per arrivare a target sui fondi. Lascio la parola e poi ci riserviamo in fondo le domande. Bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, fino ad oggi abbiamo parlato di come generare un debito. L'assessore all'inizio ha detto che tutti insieme in Italia genereremo 273 miliardi di debito e Luigi ha spiegato bene che non è il piano Marshall, sarà da restituire. A me il compito difficile è di spiegare come si fa a generare business e quindi a restituire quel debito, perché se riceverete dei finanziamenti li dovrete restituire. Questo è il tema principale, noi siamo un'azienda nata già un po' di anni fa, il nostro Presidente fondatore ha avuto la fortuna di lavorare tre anni direttamente con Steve Jobs le sue tecnologie sono presenti già dall'iPhone 3, perché Dario Melpignano, nostro presidente fondatore, fu chiamato da Steve Jobs a portare all'interno dell'iPhone 3 la libreria che stavano sviluppando per Nokia per collegare i vecchi cellulari a internet. Una domanda, chi di voi non ha lo smartphone qua oggi? Mi sembra ce è scontata, ma tante volte quando si parla di digitalizzazione. Anche più di uno. L'argomento digitalizzazione, che è stato citato oggi 60 volte, vi assicuro che io di mestiere vado nelle aziende e negli enti a parlare di digitalizzazione e vi posso assicurare che non ho ancora capito niente a nessuno. Se pensate che digitalizzare sia fare il sito internet, se pensate che digitalizzare sia fare l'e-commerce, leggetevi l'intervento sul Corriere del. Per me è leggenda vivente del vecchio presidente di Luxottica che vi dice l'e-commerce è una cosa del passato, digitalizzare è una cosa diversa e lui che è un genio ha fatto l'accordo con Facebook per portare dopo lo smartphone che l'avete tutti, in quanti hanno uno smartwatch? C'è qualcuno che ha lo smartwatch? Io. Ok, vedo così nella platea tanti che hanno gli occhiali adesso lui vuol portare il digitale negli occhiali e vedrete che riusciranno a far mettere gli occhiali anche a quelli che ci vedono. Perché gli occhiali non saranno un oggetto per vedere, saranno un oggetto per parlare col mondo, per comunicare, per fare servizi, per lavorare, per controllare lo stato della propria vista, tanto quanto lo smartwatch controlla lo stato del nostro cuore tutti, tutti i secondi per tutti quelli che accettano quei servizi. Quindi digitalizzazione è tutto meno che tecnologia. La tecnologia... È lo strumento di tecnologia, ce n'è un numero esagerato. Credetemi, dentro eh, lo smartphone da sempre, per, no da sempre, adesso non più, da un po', però per tanti anni c'è stata tecnologia acquistata, era sul mercato. La bravura di Steve Jobs è stata metterla assieme e creare un oggetto che era pensato per andare a risolvere in un modo efficiente quelle che sono le nostre caratteristiche umane. Tutto è basato sugli studi di un premio Nobel, si chiama Kahneman, che vi consiglio di leggere, che ha certificato, ormai alcune decine di anni fa, che noi ragioniamo solo con due sistemi. Un sistema 1, che è quello che prende il 98% delle decisioni, che è quello intuitivo, e un sistema 2, quello che prende il 2% delle decisioni, che è quello con il quale ragioniamo. Noi prendiamo tutte decisioni intuitive. Quindi darci in mano un oggetto dove con un pollice prendiamo decisione è stata la grande svolta di, di Apple. Non è stata la tecnologia, la tecnologia c'era tutta. Ad Apple da poco ha iniziato a produrre processori. Quindi prima cosa fondamentale, la digitalizzazione è un processo antropologico e sociale, non è un processo tecnologico. Seconda cosa fondamentale è irrefrenabile. Quando qualcuno mi dice ma il mio settore non è colpito, mi spiace per lui, non, sta facendo un grave errore strategico. I taxisti non sono stati colpiti dalla digitalizzazione, sono stati colpiti da un'azienda Uber che ha messo insieme tecnologie già esistenti per creare un servizio nuovo e ha fatto fuori il mercato del taxi. Netflix ha distrutto Blockbuster inventandosi niente, ha messo insieme le tecnologie di streaming per darci film attraverso la televisione e al cinema ormai purtroppo non ci va più nessuno. Quindi vengono distrutti i mercati da tecnologie che esistono già in molti casi. Ma è l'applicazione della tecnologia che fa la differenza. Come io modifico il mio servizio per arrivare a costruire un mondo che agli esseri umani piace anche dal punto di vista tecnologico. Il nostro, nostro payoff è empathy in technology. Cioè noi vogliamo portare, riportare l'umanità, l'uomo, al centro della digitalizzazione. Perché fenomeni come i grandi operatori, di cui non farò il nome se no vi denunciano, che continuamente erodono il vostro margine se avete alberghi o prendono i vostri prodotti se avete aziende di produzione o commerciali, semplicemente perché hanno capito com'è quel mercato, è la cosa che noi dobbiamo combattere. Noi vogliamo aiutare tutte le aziende italiane a diventare autonomi sul digitale, perché dare il nostro patrimonio ad altri è un errore clamoroso. Se guardo la classifica mondiale del turismo, guardate, poi prendo le slide, ma io quando vengo ai convegni ascolto gli interventi prima e mi viene anche del nervoso, ok? Perché capisco che abbiamo in mano una nazione fantastica, ma non siamo capaci di svilupparla. Cioè, io quando vedo che la Francia ci doppia per turisti, mi viene l'ulcera. Però la Francia, alzi la mano, chissà cos'è un NFT? Nessuno? Uno? Ecco, la Francia ci ha già fatto diventare l'Art de Triomphe un NFT. Mentre invece io, parlando con l'amministrazione comunale del mio territorio, ho avuto questa risposta: Eh sì, abbiamo già dato a Google tutte le immagini dei nostri monumenti e cosa vi hanno dato? niente ci hanno fatto che siamo in Google bene, quindi noi abbiamo regalato il nostro patrimonio a Google per aumentare il traffico di Google che ci fa i soldi facendo diventare l'Art de Triomphe un NFT Parigi incomincerà a far pagare chi vuole usare l'Art de Triomphe per metterlo nei propri siti internet quello vuol dire valorizzare quando anni fa ho visto che una mostra sugli Etruschi a Lione ha fatto dieci volte persone presenti in un mese che un anno Volterra, ho capito quanto loro hanno già capito cos'è il digitale e noi non l'abbiamo capito. Quindi punto uno è un fenomeno sociale, non è, non è tecnologia. Questo è NeoSpirit, vi ho già detto velocemente che cos'è, noi siamo sul mercato digitale da sempre. Guardate i marchi per cui lavoriamo, ovviamente siamo stati tirati tantissimo dalla moda che per fortuna in Italia è un settore che capisce il futuro e con loro abbiamo costruito tutti i primi contenitori digitali, abbiamo lavorato per la Disney, abbiamo lavorato per quelle, per quelle aziende che il digitale l'hanno anticipato addirittura. Non so se sapete che Dolce Gabbana adesso vende anche i vestiti in formato NFT, quindi vuol dire che fa 500 bozzetti. Uno diventa un vestito, 499 diventano NFT, cioè oggetti digitali che vengono venduti nel metaverso, quello su cui l'amico del vecchio ha fatto l'accordo con Facebook, e quegli altri 499 che andavano in un archivio adesso diventano 499 oggetti buoni per la vendita per collezionisti, per stilisti, per gente che si vuole ispirare, quindi hanno aperto un altro mercato totalmente nuovo. Quindi detto questo abbiamo delle ragioni strategiche. La prima ragione, scusatemi, non dobbiamo svendere, arrivo subito. Non, ci arrivo, dopo arrivo, accendo lo faccio, ditemi voi quando mi devo fermare. Eh, prima ragione strategica. Noi non possiamo cedere il nostro patrimonio a invasori digitali, noi dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio perché il valore sta. Nei nostri monumenti, nei nostri alberghi, nella nostra cucina, nei nostri parchi, noi dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio, regalarlo a invasori digitali non ci interessa. Okay? Poi dobbiamo restituire questo debito. Sapete che il presidente dice debito buono, certo è debito buono se l'investimento ci fa tornare business e lo restituiamo. E credetemi è un progetto difficile. È una cosa. Poi vi farò vedere quali sono i pilastri, però è una cosa che bisogna cominciare a pensare, perché è fondamentale pensarla. Non io non posso vedere magazzini di operatori americani che distribuiscono prodotti italiani. Io non posso vedere portali americani di turismo che vendono le vostre stanze d'albergo. È una cosa inaccettabile, perché il valore sta nei nostri monumenti, nei nostri prodotti e nei, nei, nei nostri territori. Loro non hanno nessun valore. Semplicemente hanno capito come parlare con sto benedetto, maledetto oggetto che è lo smartphone o il browser. Ok? Quindi è proprio grazie al digitale che pur creando un debito possiamo creare un grande reddito e avere una grande ripartenza, perché l'Italia ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro, quella proprio non si riesce a digitalizzarla. Okay? Poi grazie al digitale, e questo è un primo punto fondamentale, voi dovete pensare che il digitale è esattamente uguale alla piazza di mia bisnonna nel 1890. Noi dobbiamo ritornare in quella piazza e creare le comunità che hanno interesse al nostro servizio, al nostro prodotto. E quindi dobbiamo ritornare a un rapporto uno a uno. Quelle attività di marketing spam che sono state fatte per questi anni possono essere solamente un inizio del percorso di digitalizzazione. Poi invece io devo costruire il rapporto con ogni singolo persona, tanto quanto l'artigiano della vecchia piazza di 150 anni fa aveva col suo singolo, con il suo singolo cliente. Tanto quanto lui lo conosceva bisogna arrivare attraverso il digitale a conoscere le persone una per una nei loro sentimenti, nelle loro aspirazioni, in quello che vogliono fare, in quello che si aspettano dalla nostra offerta. Poi grazie al digitale, parlando di turismo, noi dopo vi farò vedere abbiamo già fatto tante esperienze del turismo, anche, francamente anche parecchi anni fa, dobbiamo incominciare a far vivere un'esperienza diversa, un'esperienza che inizia prima della visita fisica. Continua durante la visita fisica e continua dopo la visita fisica, o che può succedere anche senza la visita fisica. Sempre i francesi, maledetti, hanno già dei monumenti che sono frequentati digitalmente di più che fisicamente. Scusami l'interruzione, vendere il territorio sulla rete. Vendere no. il territorio sulla rete, dove il, non diciamo termini inglesi che non mi interessano, il doppio territorio fisico e digitale devono convivere sistematicamente. Non possono essere due territori separati. Ancora vent'anni fa, al Festival, io sono di Mantova, al Festival Lettura di Mantova, Rifkin disse internet è una grande occasione anche le più piccole aziende del mondo perché la loro vetrina potrà essere nella più grande piazza del mondo, ma dovranno imparare a coglierla. Esistono artigiani di Napoli che vendono ormai camicie, ciabatte, scarpe di altissima gamma, altissimi prezzi, one to one in tutta Italia, in tutta Europa, li vedo fra mia moglie e le loro amiche e hanno un rapporto uno a uno, ci parlano senza essersi mai visti. Eh. Hanno interpretato in modo corretto il digitale. Quindi, poi le tecnologie, francamente, se ne possono tirare. Le tecnologie, credetemi, sono l'ultimo problema del mondo. Ce n'è un numero veramente esagerato. È l'applicazione delle tecnologie che fa la differenza. Scusatemi se vado avanti, tanto molte cose ve l'ho già dette, è inutile che restiamo a ripetere. Allora, come si compone un progetto digitale? Ed è qui che aver fatto un sito internet non serve assolutamente a nulla. La prima cosa di un progetto digitale, tenete presente un'altra cosa fondamentale, il digitale a che ritmo cambia? Cioè i piani industriali delle aziende fino a qualche anno fa si facevano a quattro anni, i piani del governo cinese erano quinquennali no? e via dicendo. Allora tenete presente che eh, Amazon fa un deploy della propria piattaforma ogni sette secondi. Quindi devo dire che ogni sette secondi ho trovato una ragione per cambiare da qualche parte la propria piattaforma. Spotify rivede il piano industriale ogni tre mesi con tutti i dipendenti. Questa è la velocità del digitale. E purtroppo questo è, uno può non piacere, ma è il mondo che si sta aspettando. Cioè, tantissimi investono in digitale, e in tantissimi questi avranno questo ritmo di modifica. Quindi il mercato non lo posso più andare a vedere una volta ogni tanto, lo devo andare a vedere sempre. Ed esistono strumenti, francamente a costi accessibili, soprattutto se si costruiscono, poi vi direi, delle comunità, che permettono di seguire il proprio cliente il proprio prospect in maniera sistematica, andando a intercettare le sue esigenze fornendogli il miglior servizio possibile attraverso il digitale, ma anche per il servizio fisico. Eh? Cioè Se io riesco a sapere, e poi vi farò degli esempi pratici, quali sono i gusti culinari di uno di voi, quando verrete nel mio ristorante saprò bene cosa offrirvi. Ok? Per andare a una cosa veramente pratica. Quindi, prima cosa, studiare e conoscere il mercato sistematicamente. Seconda cosa, avere dei servizi che stanno dietro alla, al rapporto col cliente assolutamente efficienti. Cioè, nel turismo forse la cosa è molto più facile che nel manifatturiero, ma bisogna avere servizi assolutamente efficienti. Quindi, nel vostro caso, la prenotazione, la ricezione, cioè, tutte quelle cose che sono. Il servizio poi fisico deve essere un'efficienza totale perché l'utente dello smartphone schiacciando un tasto si aspetta sempre una risposta, non è che sta lì a aspettare dieci minuti, si aspetta una risposta assolutamente immediata. Poi devo costruire la mia digital platform e qui si entra, scusatemi, nella fantasia. Se è quello lo strumento competitivo, è il nuovo posto dove devo andarmi a inventare il mio business. Perché è lì che mi distingo dagli altri, che faccio sì che la mia offerta sia più appetibile di quella di un concorrente. E quindi la piattaforma digitale non è mai uno standard, è sempre qualcosa che si va a costruire assieme andando a capire il business dell'azienda che vuole fare una piattaforma digitale. C'è un grandissimo problema, e l'abbiamo certificato con una sola persona che ha alzato la mano sapendo usare NFT: cultura delle persone, dipendenti o clienti. Dovremo lavorare tantissimo nella formazione di tutti perché altrimenti ci sono sistemi economici che ci sovrastano, perché sono già più formati di noi, dobbiamo recuperare tantissimo nella formazione. Ultimo, e ne faremo un esempio pratico con un servizio tra l'altro di, eh, di, di Cassa... Centrale. No, la banca, di Banca Romagna, Romagna Banca, eh, vi faremo un esempio pratico, per ultimo costruire delle piattaforme che vanno a costruire quella piazza digitale, quell'ecosistema che riesce a crescere tutto assieme che non cresce uno staccato dall'altro, ma avevamo quelle bellissime piazze frequentate da tantissima gente che adesso sono diventate deserte, ecco dobbiamo costruire delle nuove piazze frequentate da milioni di utenti digitali che poi si sono attratti a rifrequentare quelle piazze fisiche perché gli abbiamo spiegato bene che lì c'è un sistema che funziona tutti insieme, che è quella cosa difficile che sento dire sempre tanto benissimo dalla teoria della politica, ma che poi bisogna fare. E la teoria è facile. La pratica, credetemi, deve essere un indirizzo strategico, e qui c'è una banca che ci si mette dietro, che deve avere qualcuno come una banca che, che accompagni una moltitudine di aziende e di utenti a, una, a, una, a un investimento digitale. Per farvi un paragone, poi facciamo un esempio pratico: è come pensare a un sidecar: la moto funziona da sola, la carrozzina volendo funziona da sola. Il perno sono strumenti digitali, qui è uno strumento fisico che li tiene insieme. Le persone sono quelle che guidano e sappiamo bene che guidare una moto non è come guidare un sidecar, quindi devi imparare in un modo diverso. La strada è quella che dobbiamo affrontare e da sempre si dice che un mercato, la giungla della strada è la giungla delle giungle. Noi dobbiamo affrontare un mercato che è una giungla all'ennesima potenza ormai e questi sono i componenti fondamentali per fare un progetto digitale. Ora, con l'aiuto della collega, volevo farvi vedere una piattaforma che... Eh, Banca Romagna mette a disposizione per i propri dipendenti sul welfare, che secondo me è un bel esempio di piattaforma e comunità digitale che permette a un territorio di portare un servizio a fattor comune per tutti, ma serve il digitale. Prego, c'è un intervento, penso, del dottor, scusatemi non mi ricordo il nome, del dottor Giacometto. Giacometti, Giacometti e, che si occupa di Wolferbit, che è questa piattaforma. Mi interrompo un attimo per andare alle conclusioni degli esempi perché questa piattaforma comunque è un, un elemento significativo. Prego, dottor Giacometti. Giacometti. Grazie, un saluto sì, a tutti Giacometti. i presenti, un ringraziamento intanto a Romagna Banca e al dottor Resignoli che ci ha, eh, mi ha concesso questo, questo cameo, quindi sono un infiltrato questa sera perché il welfare aziendale eh, ci si aggiunge un po' ai ragionamenti e alle riflessioni peraltro devo dire veramente molto interessanti che sto ascoltando in particolar modo quelle del dottor De Signoli che eh, ci stanno aprendo a tutti la mente su come eh, non tanto la tecnologia ma il modo di interpretarla e di eh, metterla insieme di eh, aggregare i vari tipi di Offerte già presenti sul mercato possa fare fortemente eh, la differenza. Eh, cosa c'entra il welfare aziendale? Eh, in questi pochissimi minuti, per poi cedere la parola al dottore Signori, eh, il welfare aziendale, innanzitutto, come sapete molti di voi, è comunque un, eh, uno strumento che eh, eh, diciamo si è sviluppato moltissimo in questi ultimi anni grazie ai dispositivi normativi che hanno permesso che eh, l'azienda che va a corrispondere al dipendente delle somme dei beni o delle prestazioni eh, o dei servizi anche sotto forma di rimborso se lo fa seguendo appunto alcuni criteri che sono stati determinati permette di escludere eh, fondamentalmente eh, queste, queste risorse dalla formazione del reddito del lavoro dipendente e permette di avere eh, eh, sgravi contributivi per l'azienda molto importanti. E quindi questo chiaramente ha mosso molto interesse intorno, intorno a, questo, a questo tema. Ma qui stasera dobbiamo parlare del perché appunto favorisce la digitalizzazione e come si può inserire in quello che stiamo, che stiamo dicendo. E che per poter poi il dipendente che ottiene questa disponibilità, la ottiene come e dove? La ottiene sotto forma di un credito che transita su una piattaforma web una piattaforma web dedicata proprio a mettere insieme, a, a, a dare eh, facilità d'uso, un po' come diceva prima il dottor Lesignoli, eh, no, quando si parla dello smartphone, che in realtà non è altro che un aggregatore di, eh, di, 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 di opportunità, di servizi e di applicazioni. Allo stesso modo, chi fa il mestiere che faccio io, cioè un provider di servizi welfare, non fa altro che mettere poi insieme tante opportunità di spendita e di... E, e, e di appunto utilizzo di questo credito a parte del dipendente. Quindi, eh, il provider in realtà, alla fine noi diventiamo dei veri e propri eh, veicoli, in parte anche di educazione all'utilizzo eh, dei nuovi media e delle piattaforme digitali, perché in realtà i dipendenti che eh, ovviamente vogliono spendere il credito che gli è stato messo a disposizione da parte delle aziende devono farlo attraverso appunto questo portale, questa interfaccia web che è chiaramente disponibile anche su smartphone e su applicazione. Quindi comunque è un modo ulteriore, è un ruolo che il welfare svolge nei confronti della, della popolazione, quindi della popolazione aziendale, per comunque favorire l'utilizzo dello strumento. Devo dire che tante volte ci siamo trovati di fronte soprattutto... Nelle aziende manifatturiere a dipendenti che magari eh, qualcuno non aveva la mail, anzi, diversi, altri magari non, non ancora sembra strano. Ritorno alla domanda che ha fatto il dottor De Signori: chi ha lo smartphone? Un po' tutti, ma poi chi lo utilizza magari in maniera più voluta devo dire che magari non proprio sono tutti, e quindi, che, ancora nonostante tutto, è veramente corretto e ritengo vero il fatto che noi in Italia soffriamo di digital divide, no? in, soprattutto in alcuni territori e in alcune fasce della popolazione. Quindi questo è un po' il ruolo che sta svolgendo il welfare aziendale, eh, proprio incentivando, dato che c'è un interesse specifico dei, dei dipendenti all'utilizzo della tecnologia. Ma non solo, eh, il welfare aziendale ha una declinazione molto interessante e veramente, credo, estremamente... Significativa nel welfare di territorio, cioè in quel welfare dove ad erogare i servizi non sono appunto i grandi player, qualcuno ne ha citato il dottor Lesignoli, ma sono in realtà gli esercenti locali, i piccoli artigiani, eh, le piccole società che erano servizi alla persona e che eh, appunto personalizzando questi portali che noi mettiamo a disposizione. Inserendo un'offerta molto localizzata e personalizzata, vi è la possibilità di far sì che le risorse che vengono messe a disposizione dei datori di lavoro verso i loro dipendenti rimangano sul territorio stesso. Quindi si crei un concetto di circolarità dell'economia perché i dipendenti rispendono nel territorio stesso, ma non solo per poter far ciò. Eh, questi piccoli operatori, spesso l'esercente locale, come dicevo, l'artigiano, la piccola società di servizi, e deve comunque eh, attrezzarsi per poter, eh, anche se ovviamente noi mettiamo a disposizione eh, tutte le, le tecnologie per farlo con estrema semplicità, ma mettere a disposizione appunto la propria offerta sulla piattaforma digitale. Quindi di fatto si favorisce anche in questo senso la digitalizzazione perché. Molto spesso ancora tanti eh, operatori economici di territorio non hanno un'offerta dei propri prodotti e servizi digitale o digitalizzata. E questo è un altro, quello del welfare è appunto una, una spinta che, che viene data proprio alla, a questo processo di eh, informatizzazione. Eh, faccio riferimento a una frase e poi ridò velocemente la parola che mi ha colpito molto il dottor Lesignoli che dice territori fisici e territori e digitali debbono convivere no? in questa nuova dimensione che stiamo iniziando a conoscere. Beh, attenzione, mi verrebbe da dire che i territori fisici devono sopravvivere, no? soprattutto magari i territori dell'interno del nostro paese che sono bellissimi e che stanno diventando e possono diventare sempre di più un'attrazione turistica. E qui mi allaccio al tema del turismo, ma per poter essere continuare ad essere sicuramente una, una leva di, di visita di, di, di appunto appassionati delle nostre bellezze, devono continuare ad essere vivi. Per continuare ad essere vivi devono essere presenti anche le attività, la piazza di cui si parlava prima, no? ritornare alla piazza di 150 anni fa e per continuare ad avere però ancora in piazza gli artigiani i commercianti e quant'altro, è necessario anche che gli stessi abbiano altre opportunità, intercettino altri portafogli come i wallet digitali che vengono appunto messi a disposizione attraverso il welfare aziendale. Infine welfare aziendale e turismo. Eh, e questo è l'ultimo punto per poi eh, rilascio subito la parola al dottor De Signori. Tra i servizi che la fanno da padrone nel eh, nel welfare aziendale vi è sicuramente l'offerta di pacchetti, eh, appunto, turistici di, di il mondo dei viaggi e delle vacanze. Eh, anche qui, però, eh, dobbiamo imparare ad essere presenti, ad essere presenti anche con la proposta da parte delle eh, eh, strutture locali. Perché poi, che cosa sta succedendo? Che l'offerta arriva dagli aggregatori, dai grandi player, no? senza fare nomi che non hanno bisogno di pubblicità anche nel mondo, nel mondo del turismo. E invece ne rimangono direttamente fuori appunto, gli operatori locali che magari vengono intercettati all'interno ma passando attraverso appunto, queste piattaforme che entrano a far parte della piattaforma digitale di welfare. Ma quindi viene sostanzialmente frapposta questa azione che eh, è fatta dagli aggregatori. Ma perché invece non arrivare a fare una proposta diretta da parte degli, degli operatori turistici eh, territoriali? E questo e Facciamolo vedere anche ma... così il pubblico capisce, eh, perché purtroppo il digitale bisogna semplificarlo. Solo raccontato non funziona. Io comunque appunto eh, termino qui perché. Ho già rubato tanto tempo e anzi, ringrazio per, per lo spazio che mi è stato dato. Ringrazio eh, Romagna Banca e la dottoressa Bertozzi. Cedo la parola perché voglio ascoltare con grande interesse la parte conclusiva del dottor Signori che mi ha, insieme agli altri eh, relatori, mi ha veramente appassionato. Buon questa, questa applicazione che ho visto oggi, cioè, l'ho vista proprio oggi, eh, non l'ho vista vent'anni fa. Eh, prego se riusciamo a inquadrarla con la telecamera, perché l'applicazione che viene data ai dipendenti di Romagna Banca, da quello che ho capito, per la gestione del welfare. Ed è un esempio bellissimo di territorio digitale di come costruire un primo pezzo di economia, di cultura digitale, di community digitale. Perché? Perché intanto viene data a tutti i dipendenti di Romagna Banca un'app semplicissima da usare. Il primo concetto della digitalizzazione deve essere facile perché vi ricordo, Kahneman ha certificato che noi non ragioniamo, andiamo solo distinto. Quindi sto maledetto pollice deve funzionare in maniera semplice. Okay? Quindi prima cosa è facile, poi cosa fa? Mette a disposizione dei servizi. Di carattere appunto welfare, in maniera abbastanza semplice, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che mette a disposizione dei dipendenti un mondo di fornitori, di, di negozi, di attività locali su cui andare a spendere questi soldi. Quindi pensate: abbiamo fatto una piattaforma che aiuti i dipendenti di una banca e mette insieme un territorio economico su un vantaggio sostanzialmente win-win, dove tutti portano a casa un risultato. Qualcuno migliore il suo welfare, qualcun altro migliore il suo fatturato. Alla fine. Sicuramente questo progetto dietro a grandi complicazioni di comunicazione e di tecnologia, ma il risultato finale è fantastico perché è una cosa facilissima che io ho imparato in un minuto e che riusciamo a farvi vedere semplicemente collegando una telecamera, inquadrando uno smartphone con una telecamera. Quindi se vogliamo tornare alla mia presentazione sullo schermo, vi volevo esemplificare, su que ecco questo, cosa vuol dire però? Vuol dire che la società di Welfare si è dotata di una piattaforma digitale. Ha dietro uno strumento che funziona bene, altrimenti i dipendenti della banca sarebbero scontenti di utilizzarlo, deve funzionare bene per forza. E tutti quelli che ci entrano, bene o male, hanno dovuto costruire una digital platform e tutti quelli che ci entrano, bene o male, hanno dovuto cambiare la propria mentalità, quindi il proprio modo di vivere la piattaforma e quindi cambiare il modo di, di lavorare, di, di comunicare con gli utenti finali. Il tutto ha sotto un concetto... Che è veramente uguale al concetto della spina nella presa elettrica. Cioè ogni azienda si deve dotare di queste spine digitali che permettono di pescare servizi da altre parti e arricchire il proprio servizio, il proprio territorio. Qui ci sono delle spine che parlano con i vari negozi, che parlano con i vari dipendenti, in modo che questa comunità, utilizzando uno, banalmente uno smartphone, riesca a usare. Questo è l'unico tecnicismo, ma credetemi, è persino un tecnicismo facile se prima ho costruito la mia strategia digitale, la mia immagine digitale è sotto uno strumento operativo che funziona bene. Perché ovviamente il dipendente della banca sarebbe scontentissimo di fare un ordine di uno di quei negozi, può arrivare là e dire ah, ma questa merce non ce l'ho. Quindi è ovvio che quel negozio deve assolvere questo a questo problema in maniera sostanziale, perché su internet purtroppo la delusione è immediata. Okay? Quindi questi sono i parametri fondamentali della digitalizzazione, che all'inizio hanno sempre bisogno di una profonda comprensione di chi vuole essere l'azienda nel futuro, perché purtroppo dovrà essere quella che i suoi clienti pretendono che sia. E questo è un pezzo fondamentale. La competizione digitale diventa una competizione purtroppo ancora più pesante, ma noi la possiamo vincere perché abbiamo gli asset fisici quindi abbiamo il vantaggio dell'asset fisico comunque un nostro piatto di cucina romagnola è meglio di cu la cucina cinese okay? quindi la gente viene più volentieri qua a mangiare va bene? Proviamo ad andare avanti guardate, allora questa qua poi penso che la, la presentazione sia distribuibile a tutti quelli che la richiedono certo. diciamo noi abbiamo una, una noi abbiamo una struttura aziendale che come vi dicevo prima non è composta da tecnici è composta da sociologi e antropologi Tutte persone che vengono dalla DOXA, vengono da SVG, vengono dalle, dalle facoltà di filosofia e di sociologia dell'università, collaboriamo all'università, che studia come l'essere umano si raffronta col browser, con lo smartphone, con lo smartwatch, che è un pezzo fondamentale. E abbiamo addirittura degli strumenti di intelligenza artificiale che riescono a dirvi come è fatta quella persona in base ai touch point digitali, che sono tutti i posti dove quella persona interagisce col mio ecosistema digitale. Poi vi farò vedere, un, un, vi farò qualche nome del turismo perché poi francamente siamo un po' reticenti a dare, a dare nomi perché comunque ritorniamo nel mondo creativo. Quindi fare vedere degli esempi è interessante ma dovete costruire il vostro modo digitale. Perché la vostra offerta è stata vincente nella storia perché era la vostra offerta, non era l'offerta di altri, il digitale è, è identico, ci sono alcuni asset che si usano, ma bisogna costruire la vostra offerta. Questa piattaforma, che lavora sul modello psicografico, riesce a dirvi in maniera puntuale, all'inizio, attraverso caratteristiche macroscopiche, ma col tempo fino a caratteristiche di dettaglio, se si lavora bene insieme, come è fatto il vostro interlocutore, fino addirittura a fare azioni automatiche verso il vostro interlocutore. Che voi vi accorgerete che Netflix vi consiglia questo è un film buono per te, vi dice questo è buono al 93%, al 70%, cioè vedete che dietro ci sono de degli algoritmi che riescono a mettere insieme talmente tante informazioni da incominciare a diventare quello che da solo perché questo è il punto fondamentale. Io voglio interagire con milioni di turisti, se lo devo fare con un operatore che manda delle mail o parla in chat, non funziona, devo avere una macchina dietro che lavora pilotata dall'uomo, perché per fortuna sono ancora pilotate dalle nostre scelte, gli algoritmi vengono ancora scritti col nostro cervello e speriamo ancora per un po' di tempo, francamente, perché poi c'è anche questo rischio. Quindi qua c'è un esempio di una persona come viene profilata e questo è il percorso che potete trovare nella presentazione che viene fatto, vedete che noi parliamo di a casa, verso la meta, in vacanza, ritorno a casa. Stiamo facendo un percorso per un grande teatro italiano di questo tipo. È ovvio che il grande teatro italiano è contento di avere la persona che paga il biglietto e poi dopo assista allo spettacolo. Però, se qualcuno è appassionato di musica classica, andatevelo a vedere, i Berlina e Filarmonica hanno fatto più spettatori durante la pandemia che prima, con l'iniziativa digitale che hanno fatto insieme alla Sony. Oggi Berlin e Philharmonic vendono concerti digitali tutti i giorni, e la gente ci sono milioni di abbonati per vedere i concerti dei Berlino e l'altro Registrati anche perché l'immagine e la musica è di altissima qualità. Quindi, ripensato totalmente un teatro, è diventato un teatro fisico e digitale. In più hanno tutti degli eco delle cose a contorno: l'intervista al direttore, l'intervista al soprano, al violinista, che sono prima e dopo la storia dei musicisti. Cioè, costruiamo uno storytelling che assolve il prima e il dopo dello spettacolo e poi ci sono azioni per il durante. Io posso anche adesso a parte queste maledette telefonate durante i, 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 i programmi televisivi quello è un esempio di digitalizzazione cioè io mentre faccio lo spettacolo chiedo e questa cosa la possiamo fare anche mentre uno è in spiaggia mentre uno sta pranzando se ha voglia di farlo cioè gli chiediamo cosa pensa di quel servizio in quel momento ci saranno dieci che non ci rispondono neanche due che ci rispondono otto che ci rispondono in modo appassionato e pian piano faremo bagaglio di informazioni questo bagaglio di informazioni ha la migliaia di dati Incomincia a costruire un'offerta sempre più focalizzata al singolo carattere psicografico, che sarà sempre più contento di venire da noi. Si chiama Voice of Customer, è uno strumento che io ritengo sia il primo strumento dopo aver studiato la strategia. Guardate, di casi ne abbiamo un'esagerazione. Ormai i clienti in Experience sono nell'ottica delle migliaia, eh, sono 700 quelli storici, ma ne stiamo facendo tantissimi in questo periodo. Andiamo da villaggi turistici piuttosto che campeggi piuttosto che iniziative nelle città perché la cosa che diceva l'assessore e che poi è stata anche parlata da Warrant secondo me è quella invece una cosa molto strategica cioè un territorio turistico è formato dalle strutture ma è formato a tutto il territorio che gira intorno a quel territorio turistico. Quindi costruire iniziative digitali che le mettono insieme e valorizzano il fatto che io vado in quell'albergo, perché a quell'albergo mi piace, mi piace la cucina, mi piace tutto, ma mi piace anche il suo territorio, è un altro elemento fondamentale della digitalizzazione. Si può lavorare in digitalizzazione di vie, si può... Andando nel discorso che diceva prima dei territori digitali, eh, domani sera avrò un incontro... Con una di quelle cose che ci sono solo in Italia e che però sono solo costi per i comuni, che invece per me possono diventare patrimoni infiniti. Avevo un incontro in un paese del Mantovano, dove c'è una biblioteca musicale, si chiama Greggiati, che è stata costruita da un frate nel 1700 e che al suo interno, come tante volte in Italia, ha codici miniati, autografi di Rossini, autografi di Mozart, ha delle cose incredibili. Ora, questa biblioteca che è totalmente in formato cartaceo, ok, ogni tanto arriva qualcuno, credetemi, dal Canada, dall'Australia, che si prende la briga di spendere i soldi dell'aereo, dell'albergo e di tutto per venire lì a fotocopiare o fare qualche microfilm per portarsi lo studioso a casa. Quindi pensate, uno spende 3.000 euro, ma noi non ci daremo neanche un soldo, perché la biblioteca ovviamente è ad accesso libero. La proposta che faccio io è di costruire un territorio delle biblioteche digitali italiane, quindi non solo quella del mio paese ma tutte le biblioteche digitali italiane devono diventare un territorio digitale e quel territorio lo dobbiamo mettere nel metaverso perché nel momento in cui vado a fare la visita poi alla biblioteca digitale di Venezia io attraverso scusate riesco ad andare indietro? sì attraverso oggetti che tra l'altro nelle giovani generazioni funzionano tantissimo ma possono funzionare anche ecco attraverso un oggetto come questo io posso far visitare la Venezia del Settecento a, e farsi in maniera totale, quindi la Venezia del canaletto, con le musiche di Vivaldi, gli spartiti di Vivaldi, gliela posso far vivere al 100%. A quel punto lo studente delle scuole medie che odia andare in visita alla biblioteca musicale diventa interessantissimo, perché comincia a vivere un'esperienza digitale che è nelle sue corde. Ed è un'esperienza digitale che poi dall'altro, stando in provincia di Mantova, posso decidere di visitare la biblioteca musicale di Venezia tranquillamente se riusciremo a costruire questo contenitore. Queste sarebbero sinergie col pubblico veramente importanti per costruire dei, dei nuovi territori dove poi la gente, pensate, se uno la vive così perché si collega da Los Angeles e poi gli viene voglia di venire a fare un giro da noi a vederla dal vivo. Uno su dieci perché avrà i soldi, però incominciamo e tra l'altro l'altra cosa importante, come l'NFT dell'Art della, dell de Triomphe, è beh glielo faccio pagare. Un, un euro. Ma se io ho un milione di utenti al mese, ho un milione di euro di fatturato al mese. Quindi la strategia è quella di generare reddito dal nostro patrimonio, cosa che invece in questo momento non sta funzionando più di tanto. Sempre andando agli esempi, probabilmente qua davanti a me ci sono anche molti albergatori, comunque si può lavorare sulle vie, si può lavorare su singoli contenitori di design, di qualunque tipo, ci si può la fantasia è il limite. Se andate sul sito della Hire, che è un venditore di elettrodomestici in questo periodo, vedrete una realtà aumentata quindi un sito navigabile al 100% con la realtà aumentata al punto che voi inquadrando l'elettrodomestico dell'Aer lo potete poi mettere nella vostra cucina e vedere come starà nella vostra cucina. E questo sito l'abbiamo già portato in N lingue in giro per il mondo ed è totalmente integrato poi col business che ci sta dietro, quindi l'utente che compra poi arriva a casa il prodotto sicuramente. È un progetto importante ma è un'esemplificazione di come un territorio, uno showroom può diventare un territorio digitale ed essere vissuto quasi come un territorio normale. Ovviamente uh, uh, io sento le app, che poi alla fine le conoscete, le app per le città, noi siamo di Brescia, collaboriamo tantissimo con A2A e quindi facciamo tantissimi lavori in Lombardia in questo modo, e poi non so, vi cito perché posso solo citare il nome, un grande villaggio turistico, Borgognazia, eh, Borgognazia adotta le nostre tecnologie al 100% e profila gli utenti al 100%. Eh, cioè, ah, ci hanno ordinato... Eh, gli investitori che stanno a monte, altri 15 villaggi da fare, perché comunque i risultati sono di altissimo livello, non sono autorizzato a dirveli. Poi parliamo un attimo di cinesi. Oggi le frontiere sono chiuse, ma il cinese è un grande target per il nostro turismo nel futuro. Ecco solo una cosa: hai parlato di patrimonio, hai citato la Cina, sì. sempre per cultura. 55 siti dell'UNESCO in Italia e 55 in Cina, Sei i primi al mondo. Guardate le dimensioni e pensiamo eh, al patrimonio netto. Eh. Ecco, poi esistono due mercati digitali, il mercato occidentale e il mercato cinese. Sia per ragioni geopolitiche che i cinesi non vogliono che noi andiamo a guardare in casa loro, sia per ragioni tecnologiche, che il mercato, sia per ragioni culturali, il mercato digitale cinese è totalmente diverso. Noi abbiamo una società specializzata formata solo da ingegneri italo cinesi, quindi o nati in Cina di cultura cinese, o nati in Italia all'interno di comunità cinesi, quindi conoscono il cinese, che ci permettono di costruire la comunicazione, la digitalizzazione verso il mercato cinese. La cosa sta funzionando in modo incredibile nel mercato del vino che era un mercato che aveva perso tantissimo terreno rispetto ai francesi che ci avevano battuto in strategie ovviamente tradizionali. Abbiamo ormai quasi il 15% del mercato italiano venduto in Cina attraverso le nostre piattaforme digitali, ma una nostra grande aspirazione, e lo stiamo già proponendo ad esempio a questo grande teatro su cui andremo a lavorare a breve, è incominciare a portare qua i turisti cinesi a lavorare per venire in Italia a turismo. E qui bisogna entrare nella loro mentalità, non nella loro lingua, che è facile, si traduce in cinese nella sua difficoltà ma nella loro mentalità vanno ripensati i marchi, vanno ripensate le, le immagini, va ripensato tutto perché loro hanno una testa diversa dalla nostra. L'altra cosa serve conoscenza tecnologica perché in Cina funziona solo WeChat, non c'è il browser, non c'è niente, lo strumento WeChat che c'è in Cina ormai da primo del 2010 penso ha preso totalmente il controllo del mercato digitale cinese quindi vi servono conoscenze tecnologiche e abbiamo una società specializzata in quello. Not fungible Token. I Not Fungible Token sono uh, una cosa persino difficile da spiegare, però io che francamente non li ho ancora capiti, vi dico chiaramente perché è una cosa che ha una sua difficoltà culturale, eh, me li ha spiegati il capo della nostra divisione in maniera banale. Il capo della nostra divisione del di Not Fungible Token è un ex avvocato. È un ex avvocato di un, tra di un importantissimo studio milanese che ha deciso di investire in questo, in questo settore. Ma perché ha deciso di investire in questo settore? Perché è un fanatico di videogiochi. I videogiochi, non so se sapete, quest'anno fattureranno di più di tutto il mercato della musica e di tutto il mercato del cinema messo insieme. Quindi esistono ormai miliardi di persone la cui vita per molte ore al giorno è quella dei videogiochi. In queste persone sta avvenendo un fenomeno mentale che incomincia a riconoscere sempre di più il videogioco come il mondo reale, il, mondo il metaverso che il signor Zuckerberg ha capito bene e il signor Del Vecchio ha capito bene, sta diventando un mercato. E quindi io volentieri mi compro una pizza digitale perché nel tal gioco della PlayStation, se io do la pizza a quell'omino là, passerò un livello. Vi faccio cose esemplificative perché poi la cosa è anche più bella e, e, e più poetica, anche sotto certi punti di vista. Però il concetto di unicità, se questo bicchiere fosse l'unico al mondo e fosse etrusco, non varrebbe 3 euro, varrebbe facciamo 10.000 euro. Okay? Il concetto di unicità, quindi rendere un bene unico, che è il concetto dell'NFT, è un concetto che per noi esseri umani dà valore a quel bene. L'NFT, in estrema sintesi, è un oggetto unico nel mondo digitale. E questa cosa nelle opere d'arte diventa una cosa abbastanza esplosiva. Esistono mondi come Decentraland che se volete andarci a navigare io ci ho provato già un paio di volte e vi dico che ho difficoltà anch'io a percepire quel mondo okay? o CryptoVoxel. Derivano tutti dal mondo della Bitcoin quindi sono tutte cose derivate dal mondo della Blockchain altro concetto su cui dovremo imparare tanto nei prossimi anni in Italia in tutti i settori. E si arriva fino al punto che vi dicevo l'Arco della Pace è il primo monumento che hanno scritto italiano, hanno sbagliato, francese venduto come NFT. Okay? Quindi questo concetto vedete che nel turismo francese, nella valorizzazione del patrimonio francese, è già entrato persino nell'Arc de Triomphe. Esiste a Sotheby's un'area di aste solo per oggetti NFT e c'è un artista italiano che l'anno scorso si è portato a casa 40 cookie facendo opere solamente in nft bansky ha aperto il mondo non so se ricordate quella volta che il quadro è stato esposto venduto e poi l'ha fatto distruggere lì lui ha aperto un mondo perché vuol dire che l'opera d'arte esiste solamente in un momento e la unicità digitale costruisce l'opera d'arte solo in un momento da lì si aprono scenari per nuovi mercati ricco dolce gabbana sta facendo i modelli in nft e li vende eh. non è che non li vende noi abbiamo parecchie aziende che ci vengono a incontrare, soprattutto mondo fashion, mondo collezionisti, dicendo che vogliono investire nel mercato degli NFT, che si dice nel 2025 varrà 500 miliardi. Solo perché non so se funziona, no, non funziona, eh, purtroppo non funziona. Volevo farvi vedere una cosa che noi abbiamo a portafoglio, ma che non so perché non riesco a fare. E questo è il click? Qual è il click? Destro, No, voglio far andare il video lì. Andava prima. Niente. Eh, se andate sui siti di, di Neo Experience, Neo Experience, a un certo punto troverete Sofia. Eh, Sofia è uno dei nostri oggetti, quella che vedete non è una persona, è assolutamente un avatar totale. Sofia che è un oggetto che stiamo costruendo in collaborazione con tecnologie rilasciate da Elon Musk e Bill Gates è un avatar che intanto conosce tutto lo scibello umano perché loro due gli hanno dato tutto lo scibello umano quindi se li interrogate su Napoleone vi tiene lì 10 ore se li interrogate su Beethoven vi tiene lì 20 ore perché gli hanno passato alcune decine di miliardi di documenti in più questo avatar parla già 52 lingue, vi assicuro correttamente, andate a vedere sul nostro sito ci sono dei tantissimi esempi, ma la cosa più importante è che questo avatar riconosce il carattere. Cioè quando se ci parlate in chat, in video, io ho visto un esempio clamoroso, cioè l'ho visto parlare con uno di questi ingegneri cinesi nostri, Nato in Italia, vi assicuro che parla bolognese, vi assicuro. Okay? E lei, dopo tre secondi, gli ha detto: Ma scusami, sei cinese perché non parliamo cinese? E riconosce i caratteri psicografici e poi, essendo una macchina, fa i report. Quindi non è come una telefonista, tra virgolette, parla con l'interlocutore, lo studia, tratta da, e poi ne fa la fotografia. Ok? Quindi è un oggetto che sicuramente farà sparire tutti i call center nei prossimi anni, su questo non ci sono dubbi, ma è un oggetto di cui, ad esempio, a livello turistico dobbiamo imparare molto bene come andarlo ad utilizzare, perché adesso ci sono le autoguide in certi teatri, in certi musei, pensate se avessimo invece, una... guarda che se non ve lo dico che non è una persona voi non ve ne accorgete. Eh? Noi avessi invece una persona nell'iPhone che ci guida attraverso il nostro territorio, attraverso i nostri musei, attraverso le nostre, le nostre opere d'arte e la si può addestrare veramente in poco tempo perché, vi ripeto, quando si esce dal business particolare sa già tutto, dobbiamo solamente insegnargli le cose particolari, le cose generali sono già tutte al suo interno. Poi, ultimo punto: si parla tanto di sicurezza, eh, turismo e sicurezza, me, e soprattutto territorio e sicurezza sono un grande binomio. Eh, noi lavoriamo tantissimo in questo ambito l'Italia e il mondo ormai sono pieni di, telecamere, pieni di telecamere però se voi guardate tutti i giorni ci sono le telecamere ma c'è qualcuno che si lamenta, ma perché non avete trovato quelli là che buttano via le spazzature ma perché non avete fatto qualcosa per quell'assembramento ma perché il 118 è arrivato in ritardo in quel posto perché? Perché a quel poveraccio che è davanti a 500 telecamere non ce la fa a guardare 500 telecamere ci vuole un'intelligenza artificiale, noi l'abbiamo rilasciata, entrerà in funzione a brevissimo perché abbiamo un accordo con la 2A, quindi partiamo da, dal colosso, partiamo dalla città di Milano. Oggi utilizzando le soluzioni di intelligenza artificiale che guardano le telecamere riusciamo intanto a togliere le persone da mestieri alienanti e inutili e dedicarli a, a mestieri a valore. Okay? E in più a monitorare davvero le mille, le 1500 telecamere andando nei contenuti. Voi, qua non ci sarà nessuno dell'edilizia o di cantieristica, però ad esempio anche lì vedete, morti sul lavoro, tante volte è perché l'operaio è negligente e non si mette il caschetto. Noi piazziamo una telecamera attenzione, è tutto GDPR compliant che rispetta la privacy eh? piazza una telecamera che guarda il cantiere. Il primo che becco senza caschetto, lui lo guarda sempre il cantiere, avverto il capocantiere e crollano nel caschetto. E quindi glielo faccio mettere. Se succede un incidente stradale a Milano nei prossimi mesi, quando andrà in funzione il sistema, se cade un motorino e la persona non si rialza, non c'è bisogno che qualcuno faccia qualcosa. L'intelligenza artificiale chiama il 118, se poi vede il sangue ancora di più. Se qualcuno tira su una pistola in stazione centrale a Milano, l'intelligenza artificiale istantaneamente chiama la polizia. Quindi si può andare a utilizzare questi strumenti che tutti vogliono, ci sono telecamere ovunque, però i lati ci sono sempre, le discariche ci sono sempre, gli attentati succedono lo stesso, per monitorare davvero un territorio e dare qualità e sicurezza a quel territorio. Ci aggiungo andare a gestire al meglio il traffico che tante volte è una cosa che ci impedisce di avere turisti, perché il traffico impedisce l'accesso a quei luoghi. Okay. Quindi vedete che con l'intelligenza artificiale e con le tecnologie si può fare francamente di tutto. Ritorno al concetto iniziale, è un problema di sociologia e antropologia, quindi è un progetto dove noi lavoriamo dall'inizio prima sulla carta a pensare con le aziende e con gli enti che cosa bisognerebbe fare per farli diventare digitali. Grazie. Ah, grazie. Bene, eh, concludiamo questa nostra giornata. Penso che sia stata molto interessante non solo dal punto di vista tecnico, che era una parte importante, ma anche queste ultime suggestioni sicuramente ci hanno arricchito tutti. E, ehm, abbiamo un pochino sforato nei tempi, però se qualcuno desidera fare qualche domanda eh, siamo disponibili. E il messaggio che noi vogliamo dare come banca, lo ripeto, è quello che noi siamo a disposizione dei nostri clienti, quindi potete venire tranquillamente presso le nostre filiali e richiedere un accompagnamento e avete visto che siamo ben accompagnati noi stessi con i nostri partner di Cassa Centrale e le altre società del gruppo. Quindi se volete approfittare, noi siamo assolutamente disponibili.